no. Allora, a qualcuno diamo le spalle ad Antonio, ti sei rifatto. Allora, buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera. Io volevo salutare prima che cominciamo una persona che viene dal Molise e che dovrebbe alzare il braccio se c'è. Non c'è ancora. Ok, va bene. No, il nostro consigliere regionale, Antonio Federico, non c'è. Ok, vabbè, dopo porterai i saluti anche dal Molise. Intanto volevo salutare anche Claudia, approfittando che l'altro giorno hanno festeggiato la nostra consigliera comunale a Barletta. Ci siamo anche a Barletta, saluto di casa. Alziamo la media anche della bellezza per sera. Buonasera a tutti, è bellissimo perché insomma siamo in tanti. Ho poche cose intelligenti da dire, però l'unica cosa che mi viene di dire è che l'unione fa la forza, quindi continuiamo a fare gruppo, solo questo. Allora, io prima di lasciare la parola a Luigi, perché purtroppo a me un po' di persone che sono qui presenti magari mi conoscono, forse Luigi lo conoscete ancora meglio di me, però è bello che si presenti da solo. Io voglio dire soltanto questa cosina qui per ricordarvi come funziona l'Agorà. Chiunque voglia fare un intervento al massimo di 2 minuti e quindi fare una domanda, quello che sia, può avvicinarsi a quest'uomo qua. Non è il massimo della bellezza, però insomma è quello che abbiamo. Cioè dice, ah, oh, Peppino, c'è anche Giuseppe Brescia, eccolo qua, questo prossimo. Quindi allora, prima di lasciare la parola sia a Giuseppe che a Luigi, vi chiedo, chi vuole fare domande o altro può tranquillamente avvicinarsi a Vincenzo per fare domande. Cortesemente mantenetevi al massimo nei 2 minuti e inoltre evitiamo di fare contraddittori personali, così cerchiamo un po' di dare spazio a tutti. Un'ultima cortesia. L'altra volta quando abbiamo fatto lavorare con Alessandro qualcuno si lamentava che dietro non si sentiva nulla. Non si sente nulla se nel frattempo qualcuno sviluppa ulteriori agorà lì attorno, che vanno benissimo, però non ce la facciamo anche a sovrastare le altre agorà. Quindi semplicemente per quello vi chiedo, magari se avete cose da dire avvicinatevi pure e dite, evitiamo l'unica cosa di dire cose personali, cioè io, ma cerchiamo un po' di parlare di quelle che sono le problematiche comuni, di mandare un minimo di informazione, perché io almeno nei miei 35 anni di vita non ricordo ad esempio di aver avuto D'Andrea qui presente, oltre che Peppino e me, un vicepresidente della Camera dei Deputati, quindi insomma approfittate. Buonasera. Allora, io non parlerò molto perché poi rispondo alle vostre domande. Grazie prima di tutto di essere qui. Questo è il quarto incontro che faccio in questi 2 giorni, in questo weekend, e contemporaneamente ogni deputato e senatore del gruppo parlamentare lo sta facendo in un altro posto d'Italia. C'è una capillarità a cui ormai ci siamo allenati. All'inizio magari poteva sembrare un po' stancante, ma adesso siamo degli agonisti dell'Agorà, ci siamo sempre durante il tempo libero tra i cittadini, ad incontrarli, a cercare di rispondere alle domande, quelle a cui molto spesso non rispondono i media, e a cercare di non parlare di tutte le sciocchezze invece di cui si parla nei media, perché non so se ci siamo resi conto, ma noi siamo in un paese in cui c'è il 42% di disoccupazione giovanile, hanno appena trasferito 7 miliardi e mezzo di euro alle banche e alle assicurazioni, 3 mesi fa hanno condonato 2 miliardi e mezzo di euro alle società di slot machine, e noi invece stiamo parlando di tutt'altro, parliamo di quello che può essere Sanremo e tutti gli effetti che ha avuto Grillo su Sanremo, parliamo del fatto che Grillo è stato se stesso di fronte a Matteo Renzi. Io mi chiedo, se Grillo avesse finto di fare il politicante di fronte a Matteo Renzi, voi lo avreste apprezzato? Probabilmente no, io non lo avrei apprezzato, come non avrei apprezzato me stesso se avessi parlato come Grillo di fronte a Matteo Renzi. L'importante è
restare se stessi in questo movimento, perché è l'unica garanzia per essere credibili, credo. Invece assistiamo a dei trasformisti della politica da 20 anni che in TV vi dicono una cosa e alla prova dei voti ne fanno sempre un'altra. Io stasera vorrei portarvi semplicemente un'esperienza che ho avuto stamattina. Io sono della provincia di Napoli, di Pomigliano d'Arco. Limitrofo a Pomigliano d'Arco c'è un altro comune che è Casalnuovo di Napoli, dove 2 giorni fa si è ucciso un commerciante, un panettiere. Ne avete sentito parlare? Perché gli ispettori del lavoro sono andati lì nella sua panetteria e hanno trovato la moglie che lo stava aiutando. Gli hanno fatto una multa di 11.000 euro perché la moglie lo stava aiutando. Questa persona non ha retto e si è tolto la vita. Eddie non era solo un commerciante, Eddie era uno di noi, perché è una persona che ha partecipato ad alcune attività del Movimento 5 Stelle, l'ho incontrato 2 anni fa e mi propose un sistema di diffusione del pane e del latte a chilometro zero, disse: io lavoro come un somaro, però dateci una mano. Stamattina i commercianti di Pomigliano d'Arco e Casalnuovo si sono incontrati nella piazza della mia città e mi avevano chiamato dicendomi: vieni anche tu, ci sono le telecamere, parliamo della verità di quello che sta succedendo e così via. E io gli ho detto: ragazzi, io non me la sento, perché si trasforma sempre in una passerella. Ora, il fatto che mi avessero chiamato pensavo fosse un gesto di cortesia, invece loro mi hanno insistito e hanno detto: no, tu devi venire qui perché devi raccontare che c'è una forza politica che almeno ci considera, che trasferisce una parte dei propri stipendi su un fondo per aiutarci, e devi raccontare che c'è una forza politica in questo paese che dà un po' di speranza a noi piccoli e medi imprenditori che ci sentiamo sempre abbandonati. E mi ha chiamato una persona che non ci ha votato, una persona che alle ultime elezioni non credeva nel Movimento 5 Stelle, che poi con i fatti si è ricreduto. E io sono andato lì, incoraggiato da queste persone, sono andato a raccontare cosa il Movimento 5 Stelle dall'opposizione sta facendo per quello che è il dramma principale di questo paese, il lavoro. Quando il Movimento 5 Stelle ha deciso di prendere questa fissazione delle piccole e medie imprese, perché se tu aiuti le piccole e medie imprese, che sono oltre il 95% del nostro tessuto economico, aiuti anche quelli che ci lavorano, quindi i lavoratori delle piccole e medie imprese. Altra storia se invece cominci a giocare a mettere i lavoratori contro gli imprenditori, e così alla fine non crei che spaccature e magari fai morire anche le aziende nelle lotte beghe interne tra sindacati e proprietà. Fermo restando che ci sono i lavoratori disonesti e ci sono gli imprenditori disonesti, e quelli non sono di certo le persone che vogliamo difendere noi. E così ho raccontato che ci sono voluti 10 anni perché il Movimento 5 Stelle, perché il Parlamento italiano approvasse una norma di buonsenso che è stata scritta da un nostro collega deputato che si chiama Mattia Fantinati, è uno che aveva un'impresa fino a un anno fa, adesso non ce l'ha più lui, e non la gestisce più lui, era un'impresa del fotovoltaico nel nord Italia, e che quando è arrivato in Parlamento si ricordava ancora quali erano i problemi che viveva da imprenditore. Uno su tutti: se io sono un'impresa che ha un credito verso la pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione non mi paga, io come faccio a pagare le tasse? Non è che non le voglio pagare, perché la pubblica amministrazione non mi dà i soldi, cioè lo Stato non mi dà i soldi da una parte e me li chiede dall'altra. Mattia scrive 3 righe di emendamento che inserisce in un decreto e dice: tutte le imprese che hanno crediti presso la pubblica amministrazione gli vengono congelate le cartelle esattoriali di Equitalia. E questa cosa, per farla passare, abbiamo dovuto minacciare di tenerli in aula 3 notti per farla passare, perché alla fine non c'era neanche la consapevolezza di quanto fosse importante. Probabilmente ci sono persone che non ricordano ancora, forse che non ricordano più che cosa significa impresa, che cosa significa lavorare, che cosa significa essere disoccupati lì dentro. E il giorno dopo l'approvazione, Il Sole 24 Ore, che di certo non è un giornale, è il giornale di Confindustria, non è un giornale vicino al Movimento 5 Stelle, se così si può definire, scrive in prima pagina: l'uovo di Colombo, serviva il Movimento 5 Stelle per approvare una norma di buonsenso che l'Italia aspettava da 10 anni. E questa cosa io la racconto sempre perché è il valore aggiunto del Movimento 5 Stelle.
Noi non siamo arrivati in Parlamento con l'esperienza, molti di noi non capivano nulla, io non conoscevo niente del regolamento della Camera e dopo un mese mi hanno messo a presiedere Montecitorio, i nostri colleghi che stanno dentro alle commissioni non conoscevano niente dei regolamenti, ma si ricordavano qual era la realtà e conoscono la realtà che vivete ogni giorno perché stiamo nelle agorà. E queste persone con la loro semplicità portano delle innovazioni di normalità, la normalità in quei posti che diventa rivoluzionaria, questo ne è un esempio. Ora, non c'è solo questo, io ho raccontato stamattina in quella piazza che il Movimento 5 Stelle si è dovuto battere per trasferire i soldi dei propri stipendi, noi ci dimezziamo lo stipendio, io come vicepresidente della Camera dovrei guadagnare qualcosa come 20.000 euro netti al mese. Di questi molti sono indennità aggiuntive, spese di rappresentanza, tutta questa roba a cui noi rinunciamo la trasferiamo su un fondo per le piccole e medie imprese in difficoltà, dove le imprese possono avere un piccolo credito, che significa aria per respirare, perché quel commerciante doveva pagare una multa che non era enorme rispetto a quello che è magari il giro di soldi, ma non aveva liquidità. E lo mettiamo su questo fondo e non solo, faremo in modo che nei prossimi mesi ci sia in ogni provincia uno sportello dove i piccoli imprenditori possono andare gratuitamente a farsi fare le carte per accedere al nostro fondo. Lo sapete quanto c'è su questo fondo? In questo momento, grazie ai nostri stipendi, sono stati caricati circa 4 milioni di euro in 10 mesi. 4 milioni di euro. Ma non è questa la notizia. La notizia è che il governo, il vecchio governo Letta, che poi in sostanza era il Napolitano bis e quello che si è appena formato è il Napolitano ter, in sostanza, beh, il governo Letta aveva provato a metterci qualcosa per ripiegare a questa figuraccia che c'era un fondo ministeriale su cui noi abbiamo dovuto batterci per far aprire l'IBAN per trasferirci i soldi e non c'erano soldi dello Stato, c'erano solo i soldi degli stipendi del Movimento 5 Stelle. Quanto ci ha messo? Noi ci abbiamo messo 4 milioni in 10 mesi, loro ci hanno messo 1 milione, cioè lo Stato, il governo e la maggioranza ci ha messo un quarto di quello che ci abbiamo messo noi solo dimezzandoci le indennità. Quando noi siamo arrivati in Parlamento volevamo dimostrare una sola cosa e questo movimento cerca di dimostrarlo ogni giorno, che non è vero che bisogna essere esperti per fare politica, anzi è proprio il contrario. In questi anni abbiamo visto volponi della politica continuamente rinnovati all'interno delle istituzioni che si erano completamente, nella migliore delle ipotesi, dimenticati di cosa stesse succedendo fuori. Quando questa gente qui entra lì dentro, con la semplicità, con l'inesperienza, ma soprattutto con l'entusiasmo, porta la normalità. In un paese anormale, portare normalità diventa rivoluzionario. Bravo. Questo è quello che stiamo dimostrando. E non lo stiamo dimostrando solo sulle piccole e medie imprese. Tutti avete sentito parlare di fitti d'oro, per esempio, no? La battaglia dei fitti d'oro del Movimento 5 Stelle. Che cos'era sta cosa? Semplicemente io siedo nell'ufficio di presidenza della Camera dei Deputati insieme ad un altro nostro collega e amico, Riccardo Fraccaro. Riccardo ed io, quando arrivammo alla Camera, cominciamo a leggere i bilanci e trovavamo 37 milioni di euro di fitti ogni anno per due palazzi che valgono al massimo 3 milioni di euro. Morale della favola, negli ultimi 20 anni o 15 anni avevamo speso 544 milioni di euro tra ristrutturazioni e fitti, tutto nella voce fitti. Arrivati lì dicemmo, guardate, recediamo da questi contratti, perché pure se volessimo dare 1000 euro al deputato per pagarsi un ufficio, perché questi erano i palazzi degli uffici, beh, è un terzo di quello che spendiamo ogni anno. Oppure ce li compriamo a 3 milioni di euro e la chiudiamo là, non ne dobbiamo spendere 10 volte tanto. Ci dissero non si può fare perché questi sono contratti senza clausola di recesso, guarda caso, fino al 2018 sono bloccati. Io e Riccardo dicemmo, guardate, non so se ve ne siete resi conto voi, ma noi sappiamo che qui siamo in Parlamento, siamo il legislatore e facciamo le leggi, ci venite a dire a voi che non si può fare in questo paese? Allora Riccardo decide di fare una proposta, tre righe di emendamento, in cui si dice: tutte le pubbliche amministrazioni e organi costituzionali che hanno in essere fitti eccessivi, contratti di locazione eccessivamente onerosi,
nel 2014 possono recedere con un preavviso di 6 mesi. Queste 3 righe non se ne accorge nessuno di quanto fossero importanti e passano in un decreto senza che nessuno se ne fosse accorto. Il giorno dopo le lobby dei palazzinari italiani con a capo Scarpellini, che è quello che era proprietario dei 2 palazzi che ci sono costati 544 milioni di euro, ne valevano 3, e tra parentesi Scarpellini, quando gli firmarono il contratto di fitto, glielo firmò un certo Violante del Partito Democratico, che era presidente della Camera, quando glielo firmarono non era proprietario dei palazzi, cioè gli firmarono il contratto, lui andò in banca e disse: guardate, io ho questo contratto, voi mi fate il mutuo, io mi pago il mutuo con il fitto, così siamo bravi tutti a fare gli imprenditori, no? Siamo tutti bravi a fare gli imprenditori. Bene, questo Scarpellini decide di andare al Fatto Quotidiano il giorno dopo che è stata approvata la norma Francati, il Fatto Quotidiano ovviamente l'ha accolto a braccia aperte, e dice: questi mi hanno scaricato così, questi sarebbero loro, dopo che per 20 anni sono venuti da me a chiedermi voti, posti di lavoro e soldi. Si innesca un meccanismo di sputtanamento totale che poi alla fine a noi, grazie a quell'emendamento di Riccardo Fraccaro, permetterà come Camera di recedere dai contratti in questo mese e faremo risparmiare 35 milioni di euro all'anno ai cittadini italiani. E tra l'altro non servono altri palazzi, perché abbiamo scoperto che gli spazi ce li abbiamo negli immobili di proprietà della Camera, ci sono 300 scrivanie vuote che nessuno utilizza più perché ci sono stati 300 pensionamenti negli ultimi 5 anni, quindi abbiamo tutto lo spazio possibile e immaginabile, lì ci faccia un albergo, si metta sul mercato e vede se è in grado di fare l'imprenditore sul mercato come lo fanno gli imprenditori onesti. E contemporaneamente il giro dei fitti d'oro in Italia vale qualcosa come 10 miliardi di euro. Allora noi adesso ci inventiamo una cosa, la stiamo mettendo a punto, chiamiamo a raccolta tutti i meetup d'Italia, siete tantissimi, ormai ne abbiamo quasi uno in ogni città, presentate un documento presso il vostro comune, la vostra provincia e la vostra regione in cui dite, in base alla norma Fraccaro, che poi ha le coordinate specifiche, lei è obbligato, lei è tenuto a recedere, le chiediamo di recedere dai contratti eccessivamente onerosi. Se non lo fa entro il 30 giugno, scaricate un altro modulo dal nostro sito, che è un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti, e se la vedono con la giustizia, e noi gli facciamo risparmiare ai cittadini italiani 10 miliardi di euro. Questo starà molto a noi, per spiegare che noi abbiamo le norme, noi facciamo le norme, ma voi dovete darci una mano poi ad applicarle, perché questa è una facoltà di recesso, ma se gli stiamo col fiato sul collo gli facciamo saltare affari per miliardi. Che cosa significherà? Che i palazzinari delle regioni, delle province e dei comuni italiani andranno a ribellarsi e faranno uscire fuori le schifezze che hanno fatto i partiti in questi anni, nasceranno inchieste giudiziarie e magari qualcun altro lo vediamo in galera tra qualche anno, magari. Questo emendamento di 3 righe l'ho fatto questo Riccardo Fraccaro, un tipico volto eversivo e potenziale stupratore di questo Parlamento, che non sapeva niente di come si facessero le leggi e soprattutto è uno studente, è un laureato in giurisprudenza che si è pagato gli studi facendo il pizzaiolo, è una persona che veniva dalla realtà, dal mondo reale, e quando gli hanno detto non si può fare, lui non aveva niente a che spartire con quei palazzinari e l'ha potuto fare, perché in questo paese quando non si vuol fare una cosa vi mettono in mezzo la legge, i regolamenti e la Costituzione obsoleta. Quando le vogliono fare, come avete visto, sono capaci anche di mettere la ghigliottina e dire voi non parlate più perché dobbiamo trasferire 7 miliardi e mezzo di euro alle banche e alle assicurazioni. Quindi quando si vuole in questo paese si fa tutto, quando non si vuole la colpa è delle leggi e delle regole, e questo teniamolo a mente, perché nei prossimi giorni sentiremo parlare un personaggio che dirà che vuole risparmiare 1 miliardo di euro dai costi della politica. Allora io ho fatto dei conti. Renzusconi. I renziani negli ultimi 3 mesi ci sono costati 10 miliardi di euro e vi spiego perché. Al Senato i renziani sono 13, il governo Letta si manteneva in piedi per 7 voti. Se i renziani al Senato avessero incrociato le braccia, cioè se avessero fatto quello che dicono di essere la nuova politica, quella che vuole cambiare l'Italia, se avessero incrociato le braccia, uno,
non sarebbe passato il condono di 2 miliardi e mezzo di euro alle società di slot machine. Alle slot machine fanno i condoni e a Eddie gli hanno mandato l'ispettorato del lavoro perché la moglie l'aiutava nella pizzeria e magari gli mandavano Equitalia se non pagava le multe, se non pagherà le multe. E dall'altro non sarebbero passati 7 miliardi e mezzo di euro alle banche e alle assicurazioni. E allora di che parliamo? Parliamo del fatto che sempre con legge bisogna ridurre i costi della politica. Noi lo abbiamo fatto diversamente, noi non siamo venuti a raccontarvi che sì, la politica costa troppo, bisognerebbe fare una legge per... No, noi siamo arrivati lì e abbiamo detto: quanto guadagno? Tot, mi dimezzo lo stipendio, elimino le indennità aggiuntive, trasferisco tutto su un fondo per le piccole e medie imprese. Quanto ci spettano? 42 milioni di euro di rimborsi elettorali? No, non li vogliamo perché c'è un referendum del 93 che dice che non bisogna prenderli e abbiamo rinunciato. Che cosa dobbiamo fare? Abbiamo diritto alle auto blu e ai voli di Stato? Io qui sono arrivato con la mia macchina e ho diritto come vicepresidente della Camera ai voli di Stato e all'auto blu che non ho mai toccato. Questo significa eliminare i costi della politica, non aspettare una legge che non si farà mai e che non si fa da 20 anni per cambiare la politica e per diminuire i costi della politica. Che cosa voglio dire con tutto questo? Che alla fine non è un problema di parole. Anche alle europee vedremo dei bellissimi programmi, sono diventati tutti anti-europeisti, l'Europa delle banche, tutti a parlare dell'Europa delle banche, ma alla fine contano i fatti. E allora vedremo Berlusconi anti-europeista che ha firmato il fiscal compact, vedremo nel passato, vedremo il PD che comincerà a parlare del deficit PIL, che qualcosa va cambiato e ha votato il fiscal compact. Vedremo la Lega che è contro l'Europa, adesso fa la marcia anti-euro, ma stava nella maggioranza di Berlusconi quando è stato firmato il fiscal compact, che per chi non lo sapesse è quel trattato che ci dissanguerà perché prevede accantonamenti di decine di miliardi di euro all'anno, 40 e 50 miliardi di euro ogni anno, per darli ad un fondo europeo dove verranno ibernati. E intanto per prenderli probabilmente li dovremo pescare dalla sanità, dalla svendita della sanità pubblica e dalla svendita della scuola pubblica. Questo succederà molto probabilmente. Allora, la differenza tra le parole e i fatti in questo momento è l'unico modo per leggere la politica. Io sono stato in Abruzzo ieri, ho incontrato i comuni che stanno andando al voto e gli ho detto una cosa: non immaginate che il programma vostro sarà il migliore, quello del Movimento 5 Stelle. No, loro hanno imparato a copiare anche bene, hanno dei grafici migliori, fanno dei programmi stupendi. Ma il problema che ci dobbiamo, la domanda che ci dobbiamo fare sempre è: ma scusa, tu partito PD, Forza Italia, che fai questo programma, che vuoi cambiare questo comune e hai avuto l'opportunità almeno una volta negli ultimi 20 anni di governare, ma perché non l'hai fatto quando hai governato e ce lo vieni a dire adesso che vuoi cambiare il paese, che vuoi cambiare l'Europa, che vuoi cambiare il comune, che vuoi cambiare la regione? Perché non l'hai fatto prima? E qual è la tua storia? Qual è la tua storia? La storia di questi qua è che vi hanno raccontato in campagna elettorale che erano contro le spese militari e poi alla prova dei fatti hanno votato per gli F-35 50 miliardi di euro destinati al programma dei cacciabombardieri F-35. Vi dicevano che non volevano i rimborsi elettorali. Io ho fatto i confronti con i montiani in campagna elettorale: noi i rimborsi elettorali non li presenteremo, noi non presenteremo neanche i rimborsi spese. E lì già capì che non avevano neanche idea di cosa fossero i rimborsi elettorali, perché magari si dovessero presentare gli scontrini. No, ti pagano qui 4,50 euro a voto. Questo è il rimborso elettorale di oggi e rimarrà fino al 2018. E alla fine se li sono presi il 31 luglio, hanno staccato un assegno di 91 milioni di euro. Questa gente qui in campagna elettorale dice sempre una cosa e la prova dei fatti ne fa sempre un'altra. Allora non saranno i programmi e le parole a dover convincere le persone, ma la storia della forza politica che li porta avanti, la storia delle persone che li portano avanti, la credibilità delle persone che le portano avanti. Io ogni fine settimana vado nelle scuole quando posso e spiego ai ragazzi, su invito delle scuole, spiego ai ragazzi come funziona la Camera dei Deputati, come si vota a maggioranza, quali sono gli strumenti, il regolamento. Poi gli apro in una slide il sito Open Parlamento. Guardate, è un sito che aprirebbe la mente a molti cittadini italiani, perché lì c'è scritto ogni deputato, territorio per territorio, partito per partito, se è presente o assente, quanto vota,
cosa vota e come vota. Quindi, quando si cominciano a fare i confronti tra quello che questi personaggi dicono in TV e quello che votano, si scopre che ci stanno fregando. Io ho visto gente vicina all'attuale Presidente del Consiglio Matteo Renzi dire che la legge di stabilità faceva pena, che era piena di marchette elettorali, piene di sprechi, 1 miliardo di euro destinato a associazioni, fondazioni. È vero. Poi sono andato a vedere cosa aveva votato, ha votato favorevole a quella legge di stabilità. E allora ci stai prendendo in giro, perché ci stai prendendo per il culo se tu vai in televisione a dire che sei contro quella legge di stabilità piena di sprechi e poi la voti. E quando gliel'abbiamo fatto notare, la risposta è stata: noi non prendiamo lezioni da voi, asilo nido, roba da asilo nido. Allora, l'unico modo per cercare anche di diffondere il Movimento 5 Stelle a più persone è proprio aprirgli gli occhi. Adottiamo un po' di persone, un po' di cittadini che non ci votano e portiamoli su questo sito internet. Prima gli fate la domanda, gli dite: ma tu perché hai votato quel partito? Perché è per la scuola pubblica? Poi gli fai vedere la votazione del decreto che toglie 30 milioni di euro alla scuola pubblica e vedi cosa ha votato il loro, cosa hanno votato quelli che ha votato lui. E quindi gli si aprono davanti molto probabilmente delle praterie. Poi, se non vogliono capire perché hanno altri interessi, è un'altra cosa. Io credo che se noi andiamo in questa direzione, ci manteniamo onesti, ci manteniamo semplici, ci ricordiamo da dove veniamo, il lavoro in Parlamento sarà sempre migliore, il lavoro nei consigli regionali e nei consigli comunali sarà sempre migliore, perché sarà sempre più vicino ai cittadini e noi intanto affiniamo i nostri strumenti. Vi racconto la storia di un altro famoso eversore di questo paese, che è Roberto Fico, presidente della Commissione di Vigilanza RAI. Roberto Fico è stato, il suo predecessore era Zavoli, 88 anni, attuale senatore, nella passata legislatura ne aveva 88, adesso ne ha circa 90, ed era uno dei mostri sacri della RAI, dei mostri sacri dell'informazione, probabilmente, io non metto in discussione, ma era uno di quelli là che doveva stare lì perché aveva esperienza. Ebbene, Roberto Fico di esperienza non aveva nessuna, è arrivato lì e anche lui, noi abbiamo questa fissazione dei bilanci, vogliamo vedere se le entrate corrispondono alle uscite e dove vanno questi soldi. E così Roberto, studiando il bilancio della RAI, scopre che c'è un evento che voi tutti conoscete, però non sapete cos'è. È il meeting di Comunione e Liberazione. Ne avete sentito parlare tutti? Non si sa perché, però sto meeting sta sempre nei TG ogni anno, ci sono sempre i presidenti del Consiglio che ci sfilano e tutta questa gente qui. Allora Roberto scopre che la RAI voleva comprare per 700.000 euro i diritti esclusivi del meeting, neanche fosse l'Italia, Brasile dei mondiali di quest'anno, qualcosa del genere. Va a scavare nei bilanci e capisce che il meeting di Comunione e Liberazione è in crisi, non si mantiene più e quindi aveva bisogno di un sostegno economico e la RAI gli stava offrendo la stampella. La stampella era quella lì di comprare con la scusa i diritti, ma trasferirgli i soldi per farlo funzionare. Scrive un paio di lettere alla presidenza della RAI, alla dirigenza della RAI, gli dice: guardate, se voi volete fare questa cosa io vi trascino di fronte alla Corte dei Conti per danno erariale. Salta tutto, ci dovete scusare, ma se non vedrete più il meeting o non lo vedrete più in pompa magna è colpa nostra o di Roberto Fico, di questa gente qua. Io vi chiedo proprio questo, di provare, io lo so quanto è importante il lavoro dei gruppi locali, provare a diffondere questa semplicità, perché quando Beppe Grillo anche in campagna elettorale diceva: io voglio portare una mamma con 3 figli in Parlamento perché sa che cosa significa risparmiare, cosa significa far evitare gli sprechi, è proprio questo. Io me ne accorgo, noi magari non ce ne rendiamo neanche conto perché ci stiamo dentro, ma quando io guardo da fuori questo gruppo parlamentare, qualche volta che parlo con voi e ci raccontate le cose che abbiamo fatto e ve le vantate, io mi rendo conto che è proprio quella semplicità che è stato il motore di tutto. Non serve la scienza per fare politica. Il Parlamento non ha mai avuto nessuna possibilità di discutere quello che veniva dal governo. O l'ho votato e ce ne andiamo a casa per 55 volte. E con quello hanno fatto passare aumenti di tutti i tipi. E Letta ha fatto lo stesso. E adesso arriva quest'altro governo. Quest'altro governo, io non sono solito fare processi alle intenzioni, ma devo dare una lettura politica della composizione del governo, perché altrimenti non capisco con chi sto avendo a che fare. E allora, in questi 10 mesi, poi concludo, lasciamo la parola agli altri, in questi 10 mesi ho capito
che i due ministeri più importanti della Presidenza del Consiglio, cioè più forti della Presidenza del Consiglio, sono uno, quello che conosciamo tutti, il MEF, Ministero Economia e Finanze, che prende i soldi dai cittadini, e l'altro è il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, che trasferisce i soldi a imprese, attività commerciali e così via. Bene, al governo, al MEF, con nomina di Matteo Renzi, abbiamo un certo Padoan, che è il consulente di Massimo D'Alema e Giuliano Amato ai tempi dei prelievi forzosi sui conti correnti degli italiani, che probabilmente qualcuno di voi ricorda. Beh, l'hanno fatto ministro, quello là, e tra l'altro era il responsabile del Fondo Monetario Internazionale con delega alla Grecia, quindi c'è da essere incoraggiati. Secondo MISE c'è questa Guidi, che è ex presidente dei giovani di Confindustria e figlia dell'ex presidente di Confindustria. Ora, da una parte abbiamo l'uomo di De Benedetti, del gruppo L'Espresso, di D'Alema e di Amato, che prenderà i soldi da voi, e dall'altra abbiamo Confindustria che li erogherà. Ora ditemi quali speranze abbiamo che alle piccole e medie imprese possano arrivare più soldi se non dai nostri stipendi. Quali speranze abbiamo che queste persone possano cambiare la politica economica di questo paese? E infatti poi la carrellata di foglie di fico la trovate tutta nei ministeri senza portafoglio, che lo dice stesso la parola, cioè quei ministeri che in sostanza senza il MEF e senza il MISE non possono fare nulla. E a questo si aggiunge il Ministero del Lavoro, che è il ministero che è stato affidato all'ex presidente, perché si è dimesso e così via, di Lega Coop. Ora, Coop e cooperative molto spesso sono ancora come un termine amico, ma le cooperative rosse sono quelle che stanno facendo affari nel TAB in Val di Susa e i miliardi che stanno spendendo lì e nell'Expo. E questa persona è quella che ci ritroveremo al Ministero del Lavoro. Io mi auguro che non andrà come diciamo noi, perché il paese è già in ginocchio, ma se questa gente è nei posti fondamentali di questo governo non c'è speranza. E da un altro punto di vista io dico anche: cosa contate voi in tutta questa storia? Nulla. Non contate nulla, non contiamo nulla, perché non è tanto il fatto che dovevamo eleggere un Presidente del Consiglio noi con le elezioni, non si elegge il Presidente del Consiglio, il punto è un altro, che questa maggioranza che sostiene questo governo e quello precedente si fonda sul tradimento del mandato elettorale. Se Bersani, Berlusconi e Monti in campagna elettorale avessero detto sì, noi siamo disposti a fare un'alleanza con l'altro invece che fingersi di combattere, avrebbero preso il 29% dei voti, non avrebbero preso neanche il 10% se avessero detto che erano disposti ad allearsi il giorno dopo. E addirittura ci stanno facendo un altro governo. Noi non siamo per quest'idea, non siamo più disponibili alla storia, alla manfrina della stabilità, perché l'abbiamo visto. Le elezioni a febbraio, quando noi siamo arrivati e abbiamo chiesto facciamo una legge elettorale e andiamo a votare, a febbraio le elezioni ci costa, senza fare un governo, si può fare perché è il Parlamento che fa le leggi, a febbraio ci sarebbero costati 400 milioni di euro. Questo governo in due mesi è costato 10 miliardi di euro tra dicembre e gennaio, tra i condoni alle slot machine e Banca Italia. Noi di questo stiamo parlando. Qual è il prezzo della stabilità? Che ci stanno svuotando degli ultimi soldi che abbiamo e degli ultimi diritti che abbiamo? Beh, allora sostituite, come dice Beppe, la parola stabilità con la parola dittatura e avete capito che cosa vogliono queste persone: non farvi contare niente, cambiare i governi e perseguire nella loro strada. Io non lo so come andrà, io so solo che se noi ci manteniamo così non c'è storia, perché loro continuano a lavorare per le loro lobby, per i palazzinari, per la gente che li aiuta, e noi continuiamo a lavorare con il buonsenso e la semplicità. E quando ci dicono voi dovete dialogare, io vi dico solo questo: io vi ho citato tre risultati ottenuti, piccole e medie imprese, fitti d'oro, quello che riguarda la vigilanza RAI, ce ne sarebbero tanti altri. Tutti quei risultati lo sapete come li abbiamo ottenuti? Li abbiamo ottenuti perché dopo un paio di mesi abbiamo cominciato a conoscere il regolamento della Camera e abbiamo capito che quella gente la possiamo tenere 2, 3, 4 notti lì dentro, Capodanno, Natale, li possiamo tenere chiusi lì dentro a discutere per ore. Siccome noi siamo abbastanza giovani e quindi prestanti fisicamente, capita sempre che alla seconda notte arrivano e dicono che volete, che volete, e facciamo passare qualcosa per i cittadini. Ma se era per il dialogo,
stavamo freschi, perché ogni volta che con questa gente abbiamo provato ad averci a che fare, ci hanno sempre provato a fare un tranello, ci hanno sempre provato a fregare. E quando noi utilizziamo questi strumenti ostruzionistici otteniamo obiettivi. Credo che il Movimento 5 Stelle sarà un'occasione per cambiare questo paese. Non so se subito al governo nazionale o prima dovremo prenderci qualche regione come questa, come tante altre, ci prenderemo qualche altro comune. Ma una cosa la dovete ammettere, che dove stiamo governando vi stiamo dimostrando che lo sappiamo fare. C'è un sindaco a Parma che aveva 800 milioni di euro di debito pubblico e in un solo anno lo ha ridotto già di 200 milioni di euro e conta di ridurre questo debito del comune entro l'anno a zero. E perché lo sta facendo? Lo sta facendo perché è arrivato al comune di Parma e ha detto: fatemi vedere quali sono gli enti inutili che ci costano tanto, e ha trovato società immobiliari, holding, cose che il comune non dovrebbe fare. Ha detto: ma perché esistono queste cose, chiedendo ai funzionari, e loro gli hanno spiegato che erano dei serbatoi elettorali in cui mettere amici, parenti, trombati della politica e così via. Bene, Pizzarotti ha detto: questa gente non mi ha dato niente, io non devo avere niente da loro, e io non devo dare niente a loro. Fatemi la cortesia, eliminate queste aziende e cominciamo a risparmiare in soldi pubblici. Tutti i soldi che sta recuperando, 150.000 euro all'anno che riesce ad accantonare e a slegare da tutto quello che invece sono le spese correnti, li destina ad un albo di disoccupati del comune di Parma per fargli fare lavori per il comune, lavori utili a aggiustamento di aiuole, strade e così via. E questo lo può fare perché non ha niente a che spartire con le vecchie logiche politiche. Se invece lui si fosse presentato alle elezioni comunali come tutti ci dicevano, presentati in alleanza perché da solo non vai da nessuna parte, avrebbe dovuto fare un compromesso con quelli là che quel debito l'avevano creato, perché a Parma avevano governato sia il centro-sinistra che il centro-destra. E se tu cominci a fare queste alleanze, un compromesso lo devi raggiungere sempre. Vuoi scommettere che il compromesso è sempre rinunciare ad eliminare qualcosa di inutile perché serve a qualcuno per fare voti, consenso e dare posti di lavoro? Questo è il Movimento 5 Stelle, noi lo stiamo dimostrando, che se andiamo da soli, liberi, onesti e semplici, possiamo cambiare questo paese. Grazie. Grazie Luigi, veramente, grazie per tutte queste parole. E ha detto molto già Luigi, ha detto tantissimo di quello che stiamo facendo lì dentro da quando siamo entrati, ma tantissime altre cose ancora ci sarebbero da dire. Io volevo far riflettere tutti quanti su una cosa. In questo momento si sta giocando Juventus-Torino, è domenica pomeriggio e guardate quanti siete qua. Forse nessuno di voi della Juventus, però per dire che la rivoluzione è già in atto, noi stiamo già vincendo, perché questa cosa non sarebbe mai successa. Ma dove si è visto mai che una cittadina come Andria di domenica pomeriggio viene a sentire 3-4 giovanotti come noi, inesperti, che siamo entrati lì dentro e stiamo rivoluzionando le istituzioni? Lo stiamo facendo soltanto ed esclusivamente perché abbiamo la passione, ci teniamo tantissimo, siamo coerenti, come vi ha detto Luigi, siamo entrati lì dentro dicendo delle cose e stiamo facendo tutte le cose che avevamo detto. Cose da pazzi per questo paese, un paese dove la gente si scanna per rubare un centesimo a un altro e noi stiamo restituendo tutti quei soldi, li stiamo dando. Proprio oggi ho fatto il mio bonifico al fondo per le piccole e medie imprese, ma noi lo facciamo, per noi è un piacere farlo, perché poi dobbiamo venire in mezzo a voi a dirvi che abbiamo mantenuto la parola, e questo è bellissimo, e questo lo possiamo fare solo ed esclusivamente
questo e che manteniamo la parola, perché altrimenti saremmo già ridotti come loro, che queste cose qui non se le possono permettere più, perché chi ci va ad ascoltarli? O se ci vanno, appunto, bisogna vedere se poi escono dalle piazze, perché hanno ridotto questo paese. O li pagano, se li pagano magari ci vanno. Hanno ridotto questo paese allo stremo delle forze. Sono degli irresponsabili, tra l'altro, perché continuano a farlo. Noi ci aspettavamo che, entrando lì dentro e mettendo una luce sul ladro, vi ricordate quando dicevamo queste cose in campagna elettorale? Se noi mettiamo una luce sul ladro, quello non ruba più. Non funziona, sono proprio ladri cronici. Nonostante ci siamo noi lì a dire tutto il male che stanno facendo gli italiani, tutti gli sprechi che continuano a perpetrare, loro continuano. Nonostante gli diciamo che sono controllati dai lobbisti, vi ricordate Tivelli e la questione della legge di stabilità, che tra l'altro è stata bocciata dalla Corte dei Conti perché mancano 13 miliardi. Questi sono i professionisti della politica, quelli che fanno le leggi di stabilità, che sono soltanto delle enormi marchette, accontentano tutti. Se voi vedete, il Parlamento è un luogo abbastanza triste e abbastanza morto, non ci sta nessuno là dentro, anzi, se possono evitare di andarci a lavorare, sapete meglio di me che lo fanno tranquillamente, ma durante la legge di stabilità spuntano tutti come i funghi, ci stanno, cioè, c'è gente... C'è gente d'ogni genere che chiede cose di ogni genere lì dentro. E questo che cosa significa? Significa che in quei momenti così importanti, dove si sta facendo una legge così importante per lo Stato italiano, questi, anziché preoccuparsi di chi devono aiutare, si preoccupano solo ed esclusivamente di aiutare i loro amici. Ecco perché siamo ridotti così. Vedete, si parlava del nuovo governo. Io vengo dalla commissione cultura, istruzione, scienza, ricerca e mi vengono i brividi a pensare che Franceschini sarà il prossimo ministro della cultura. Auguri a tutti noi. Una delle prime dichiarazioni che ha fatto questo signore sui giornali è stata: beni culturali privato non è un tabù. Questo la dice lunga su quello che hanno intenzione di fare questi signori. Vedete, noi ci siamo occupati molto di questa questione, abbiamo seguito anche dei lavori, siamo andati in giro per l'Italia a seguire dei convegni. Agli Stati Generali della Cultura a Milano, che si tengono nella sede del Sole 24 Ore, immaginate, c'era in collegamento Letta che parlava proprio di questo. A parte parlare dell'Expo, dove si stanno investendo fior fior di miliardi per cementificare una parte ulteriore del milanese, perché dopo questo bel evento che sarà l'Expo rimarrà soltanto il cemento lì, a parte questo si parlava appunto della collaborazione tra i privati e lo Stato nella gestione dei beni culturali. Ora, i beni culturali noi abbiamo il 60% di tutti i beni culturali del mondo. Noi praticamente dovremmo trattare questo bene come gli arabi trattano il petrolio. Lo stiamo dando in mano a Franceschini. Noi abbiamo fatto molti progetti, sui beni culturali, ma siamo sicuri che anche con questo nuovo ministro non potremo metterli in pratica. In questa commissione si discute anche di un altro punto fondamentale della rivoluzione che stiamo portando, che è quello dell'informazione. Io, per dirvi come è diverso l'approccio che il Movimento 5 Stelle ha nei confronti dei cittadini e della politica tutta, noi abbiamo fatto la legge sul finanziamento pubblico all'editoria, ce l'avevamo nel programma e l'abbiamo fatta subito e l'abbiamo discussa nel sistema operativo, come tutti sapete. Ora i cittadini italiani hanno la possibilità di dire la loro, di essere protagonisti. Io ho avuto l'onore, il grande onore di essere il primo ad utilizzare questo sistema operativo.
sono arrivati in pochi giorni più di 4.000 commenti. La gente ha voglia di partecipare, ha voglia di essere inclusa. Noi abbiamo preso i commenti delle persone, li abbiamo portati nella discussione del gruppo parlamentare, abbiamo modificato la legge che avevamo pensato all'inizio. Questo significa che non ci sono delle persone esperte che dall'alto calano delle soluzioni, perché qua di esperto non c'è nessuno, ci sono soltanto dei punti di vista, ok? Allora, cose così importanti come questa legge qui o peggio ancora la legge elettorale che loro hanno fatto nelle segrete stanze, il primo atto di Renzi qual è stato? Dopo essersi fatto eleggere come segretario di partito dicendo che avrebbe tagliato, avrebbe posto la fine agli inciuci e alle larghe intese, qual è stato il primo atto politico di Renzi? Andare a prendere accordi con Berlusconi sulla prossima legge elettorale, una legge elettorale che ha l'unica intenzione di far fuori il Movimento 5 Stelle, l'hanno detto anche loro stessi, l'ha detto l'ex ministro della difesa Mauro, quello che compra gli F-35. Vedete, io per esempio sono stato uno di quei giovani che ha tentato anche di andare via da questo paese. Io me ne sono andato per 8 mesi in Australia a tentare la fortuna, a cercare un lavoro dignitoso, perché io stavo qui, laureato, 110 e lode, ho fatto tutte le mie cose in ordine, ma come tante persone qui dentro, qui in questa piazza, avevo un contratto da precario, ogni 3 mesi me lo rinnovavano, se me lo rinnovavano, e quindi a un certo punto mi sono detto basta, voglio andare a vedere com'è lì. Poi sono tornato perché l'Italia mi mancava troppo e sono tornato a combattere. Ora ho questa grande possibilità di cambiare le cose da là dentro, ho la grande possibilità di gridare la mia rabbia, la rabbia di tutti voi in faccia a quelli che ci hanno rovinato. Questo è bellissimo. Però non è possibile, non è più accettabile che la ricerca, l'istruzione non siano finanziate. Sono le basi, questo lo dovrebbero capire tutti, anche loro che bistrattano l'Italia lo dovrebbero capire. Quindi ora torneremo a battere su questi punti, quelli che sono i nostri principi fondamentali, e cominceremo di nuovo la nostra battaglia contro questo nuovo governo delle bugie, perché già ne hanno dette tante. Ora lasciamo spazio al dibattito, non mi voglio dilungare, veramente ci sarebbero tante cose da dire, ma chiudo dicendo grazie a tutti voi per essere venuti qui, siete veramente la nostra forza, grazie. Io, prima di lasciare 2 minuti la parola ad Antonio Federico, che è il nostro consigliere del Movimento 5 Stelle in Regione Molise, che vi spiegherà, magari con un po' più di sintesi del nostro presidente, così tu diventi il nostro candidato a presidente del Consiglio, vi spiegherà quanti problemi ci sono anche all'interno delle regioni, dove gran parte dello spreco anche della nostra classe politica si muove lì dentro, e noi pugliesi dovremmo saperlo bene, visto tutte le supercazzole che ci ha regalato in questi 10 anni il nostro presidente, che poi dimentica però le cose. Noi non per niente l'abbiamo ribattezzato lo smemorato di Terlizzi, perché poi va a fare 8 ore di interrogatorio per l'Ilva, e in 8 ore la risposta, anzi sua più frequente ai magistrati, è "non mi ricordo". È una persona che ogni tanto perde la memoria e quindi ha questi problemi, però è un bravo ragazzo alla fine. Però proprio in merito a questo suo essere bravo ragazzo, si chiama Nicola Vendola. Non lo conosco. Dico proprio perché è un bravo ragazzo, però dimentico queste cose, magari lo mettiamo da parte alle prossime regionali e guardiamo su un orizzonte diverso, forse perché i pugliesi meritano di più, secondo me. Prima di lasciare la parola a lui, vi voglio dire semplicemente una cosa che è importante: fate attenzione ai mezzi di informazione. Sapete perché? Perché oggi, con queste persone che vedete qua, abbiamo informato tutti i media locali e non solo. La notizia non è uscita da nessuna parte,
coraggio. E invece, chiaro, è normale. E invece sapete cosa esce, ad esempio, su una testata di stampa che è diffusa in tutto il Sud Italia? Che un gruppo del Movimento 5 Stelle si riunisce in un bar per prendersi un caffè e discutere dei propri problemi e litiga. Questo è importantissimo, va addirittura sulla stampa. Invece, assessori che vengono arrestati, delinquenti che abbiamo la regione, la provincia, nei nostri comuni, ovunque, in Puglia, in tutto il sud e al nord, non esce sulla stampa. Ricordatevi di questo, ricordatevelo. Quando guardate la televisione, leggete sui giornali, ricordatevi di questo. Ricordatevi che in questo momento, per i media, qui voi non esistete, qui non c'è nessuno. Voi valete zero, sappiatelo. Quindi quando guardate questi mezzi, sappiate che loro vi considerano zero e vi stanno facendo vedere quello che vogliono. Andiamo a votare. Ma va benissimo, noi non vogliamo. Questo... Infatti ricordate sempre che qui non c'è nessuno stasera, va bene? Lascio la parola al dottore Federico, prego. Grazie, buonasera. Confermo che non c'è nessuno. Io sto venendo da Ostuni, anche lì non c'era nessuno. Vengo da lì perché... Sempre nel discorso di rete, di condivisione, di intelligenza collettiva, abbiamo fatto un incontro organizzato dai ragazzi del meetup di Ostuni sulla sanità monotematico, quindi abbiamo confrontato i vari temi, le varie situazioni sul sistema sanitario regionale e nazionale. C'era anche la senatrice Barbara Lezzi. E su questo discorso delle agorà, degli incontri in piazza, mi è venuto in mente adesso un episodio che è successo un mese fa in Molise. La mia terra che sto cercando, anch'io ho provato a scappare, però sto cercando di cambiare qualcosa. Iorio dovrebbe rientrare a breve, perché dice che è colpevole ma prescritto, come succede ormai troppo spesso. Siamo stati un mese fa, io e Patrizia, che è l'altra consigliera regionale in Molise, e un senatore e un deputato del Movimento 5 Stelle, in un paesino di 400 abitanti. Una domenica pomeriggio, non so se c'era qualche partita di pallone quel giorno, e 400 abitanti di questo paese, 150 erano dentro a questa sala comunale, e loro credo che non abbiano mai visto insieme due onorevoli e due onorevoli, due ragazzi, non ho mai visto un senatore, un deputato e due consiglieri regionali insieme in un giorno festivo al di fuori delle campagne elettorali. Probabilmente non ci passano neanche durante le campagne elettorali in questi posti. Invece siamo stati lì 3 ore a parlare con i cittadini, a prendere quel tipo di territorio per raccontare quello che facciamo, perché poi dopo anche il discorso del digital divide, dell'impossibilità di stare su internet e raggiungere tutti i piccoli comuni che caratterizzano il nostro territorio, ci andiamo noi ogni domenica e facciamo questi giri. In più, rispetto a quello che può essere, per chiudere, quello che può essere il ruolo e l'importanza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle all'interno di un istituto, di un consiglio regionale, anche se noi siamo in 2 su 21, che può sembrare un numero irrisorio, però quando spesso ci fanno la domanda, ma voi che fate, che riuscite a fare? Innanzitutto diciamo, ci sono 2 persone in meno che si arricchiscono di privilegi e spartiscono poltrone tra di loro, tra gli amici e gli amici degli amici. Secondo, con 2 piccoli gesti gli abbiamo creato un imbarazzo incredibile. Il primo, semplicissimo, pubblicare le nostre buste paga su internet. Li ha mandati in tilt, perché raccontavano menzogne su menzogne, puntualmente su quanto era lo stipendio, il 3.000, 6.000, 15.000, non si riusciva a capire. E il secondo gesto è quando abbiamo fatto il primo bonifico di 70.000 euro delle eccedenze dei nostri stipendi di 6 mesi, di 2 consiglieri regionali, dove risparmiamo 70.000 euro. Li abbiamo versato su un fondo per il microcredito. Un fondo per il microcredito per le piccole e medie imprese in Molise. E queste cose si possono fare, vi hanno creato imbarazzo, a volte ci prendono anche in giro, ma perché non ve li tenete questi soldi? Quando vi capita cercano di trascinarci dalla loro parte, però noi dobbiamo stare così, in mezzo alla gente, perché siamo voi e voi siete noi, quindi adesso ci siamo noi qui, ma siamo di passaggio, tra qualche anno potrebbe starci qualsiasi altro di voi al nostro posto. Bene, e deve essere così, perché vi assicuriamo che è così. Grazie. Allora, cominciamo con le domande. 2 domande. C'è, allora, Renzo Buccolieri e Domenico D'Alba. Dove sono? Bella, sei vicino. Allora, prego.
anche senza farò. Non vorrei avere una cosa. Beh, ho un bel po' di anni, insomma. Però seguo con tantissimo interesse il Movimento 5 Stelle, anzi dico che io ero del Movimento 5 Stelle già 50 anni fa, perché ho condotto una serie di battaglie nella scuola mia a Barletta. Ho dovuto denunciare due presidi alla Procura della Repubblica e immaginate che il motivo è semplice. Uno di questi si portava il bidello in campagna invece di stare a scuola. Naturalmente viene denunciato. E così anche l'altra. Eppure era amica, ma di fronte al senso dello Stato che bisogna fermare. Mentre venivo qua, mia moglie mi dice: ma dove vai così contento? Sembra di andare a una cerimonia di nozze. Dico: è meglio. Vado a trovare i miei amici che si stanno battendo con tantissimo entusiasmo. Nel mese di settembre, con i miei capelli, pochi capelli bianchi, sono stato a Roma, c'era Rodotà, era un momento per difendere la Costituzione e anche lì devo andare, non si può mancare in certi momenti cruciali per difendere la Costituzione. È l'unica realtà politica che difende la Costituzione, è proprio il Movimento 5 Stelle, perché tanti parlano della Costituzione, ma assolutamente no. Sono stato anche a Genova, non si può non stare, perché altrimenti quando quel movimento fa dei passi avanti, tu ti chiedi, io non c'ero, e invece ho voluto essere, sono andato a Genova. Gli aspetti positivi, però c'è una nota dolente: il coordinamento tra la realtà locale, non voglio dire la realtà verticistica perché non la capisco la realtà verticistica, ma occorre organizzarsi meglio a livello territoriale, perché vedo i tentativi di salire sul carro del vincitore. Bravo, vedo anche gente. È vero sì che la gente deve essere gente normale, ma delle competenze di base deve pure possederle. Che cosa intendo per competenze di base? Nel mondo della politica, nel mondo della gestione del territorio, è importante che la gente prima di tutto abbia fatto delle esperienze sul territorio, delle esperienze nel mondo del lavoro, e non che arrivano le votazioni, allora ci ricordano che si devono interessare del territorio. No, io di questa gente non mi fido assolutamente. Proprio per questo motivo, io ho dato il mio contributo a Barletta l'anno scorso, poi mi sono dovuto tirare indietro perché c'erano molte baruffe, perché io mi rendevo conto che la gente voleva solamente salire sul carro del vincitore. Non a caso qualcuno di voi chi legge la Gazzetta del Mezzogiorno, una decina di giorni fa io ho scritto un articolo che è stato pubblicato: baruffe, chiozzotte in salsa barlettana, proprio perché non è questo lo stile del Movimento 5 Stelle. Lo stile del Movimento 5 Stelle deve essere quello di lavorare di squadra e di essere aperti al territorio. Grazie. Bravo. Una cosa per questo, perché è l'occasione per poterne parlare. Molto spesso ci accusano di ritenerci perfetti o di ritenerci superiori. Il Movimento 5 Stelle è nato con 3-4 regole fondamentali, proprio perché sapeva che le persone al suo interno non erano superiori, al massimo erano consapevoli degli errori fatti in passato. Ed è per questo che, per esempio, per candidarti devi essere residente dove ti candidi, e questo è una cosa tipicamente dei movimenti eversivi, cioè devi conoscere il territorio per poterti candidare. I problemi dei cittadini non te ne frega niente, entri nel meccanismo, devo fare dei favori per avere sempre più voti e farmi rieleggere. E poi bisogna essere incensurati, che significa, sappiamo tutti che significa, però in questo movimento se non presenti il casellario giudiziario pulito non ti puoi candidare. In altre forze politiche sembra sia il contrario, devi presentare il casellario giudiziario sporco per essere candidato, a quanto vedo. E infine la questione dei soldi: perché stiamo lontani dai soldi? Non perché siamo delle persone
che disdegnano i soldi, ma perché sappiamo che se noi ne prendiamo troppi, se io prendevo tutti e 20.000 che mi spettavano, alla fine io dei problemi vostri cosa mi ricordavo dopo un anno? Perché racconto tutto questo? Perché anche nei gruppi locali, nelle liste, capiterà sempre un 3%, un 5% di personaggi che non hanno capito cos'è il movimento. Avremo il rischio di essere aperti e quindi capiterà qualche persona che non è del movimento. Ma volete mettere il rischio di essere democratici con il fatto di chiudersi per paura che entri qualcuno di sbagliato? Io credo che queste regole garantiscano la genuinità di questo movimento. Poi chi non restituisce i soldi lo cacciamo a calci nel sedere, chi si vuole ricandidare la terza volta lo cacciamo a calci nel sedere. L'abbiamo fatto, ve l'avevamo detto e l'abbiamo fatto. Una cosa che condivido è quella, io sono del sud anch'io, della Campania, il fatto che, me lo sono sempre chiesto, se tutte quelle persone che a 3 mesi dalle elezioni comunali e regionali si interessano del territorio, si interessassero il territorio anche dopo le elezioni, noi probabilmente avremo un territorio totalmente differente. Invece non si sa perché a 3 mesi dalle elezioni scoppia questo bisogno di cambiare il mondo. Allora trovi quei manifesti, io con te, ti do una mano, gente che non abbiamo mai visto e che scompare puntualmente il giorno dopo. Per fare proprio per questo, alle ultime nazionali, noi abbiamo introdotto una regola che ti potevi candidare alle elezioni nazionali se eri stato già candidato in passato. Perché? Perché visti i sondaggi, gli ultimi sondaggi che ci davano al 19, c'era il pericolo che salisse sul carro di tutto. Quindi tu ti potevi candidare nelle liste elettorali del Movimento 5 Stelle nazionale se eri stato candidato quando stavamo al 2%, al 3% e ci credevi veramente, non è che venivi qua per convenienza. E io credo che questa regola abbia portato veramente persone motivate in Parlamento, totalmente inesperte, che hanno fatto degli sbagli, ma che sono stati onesti, ti hanno restituito i rimborsi elettorali, si sono dimezzati lo stipendio, stanno qui, ci mettono la faccia e voi non gli state tirando niente appresso, nessun pomodoro e nessun altro ortaggio. Quindi io credo che questo meccanismo sta funzionando. Poi ovviamente è perfettibile e per perfezionarlo, questo lo dico pure quando faccio questo progetto nelle scuole, ve l'ho raccontato, gli studenti dicono: ma noi perché dobbiamo comportarci bene se in Parlamento ci sono una massa di personaggi dalla dubbia moralità? Io dico sempre che per ognuno buono che si è stato a casa negli ultimi 20 anni ce n'è stato uno non buono che è entrato nelle istituzioni, e noi dobbiamo capire questo: se le persone corrette e oneste si propongono e ci mettono la faccia, anche il rischio che entrino persone non corrette e disoneste nelle nostre liste diminuirà sempre di più fino ad azzerarsi. Quindi oltre a partecipare, mettiamoci la faccia, proponiamoci, qui c'è uno strumento democratico per il Movimento 5 Stelle che dà l'opportunità a tutti. Io ero un attivista e dopo un anno mi trovo a fare vicepresidente della Camera, ma tra 2 mandati me ne devo andare a casa e toccherà ad un altro di voi. Grazie. Io ho la consigliera qui del comune di Barletta che voleva un filino fare un appunto sulla questione, lascio la parola. Sì, grazie. Vabbè, non so per chi ha seguito un po' la storia a Barletta, comunque io sono consigliere da soli 3 mesi, per cui sono una primipara inesperta a tutti gli effetti. La riflessione che volevo fare, in realtà Luigi l'ha ampiamente, cioè, ampiamente delucidato. È vero, stare al, cioè, il lavoro a livello locale è davvero difficile. E tanti sono i pericoli da questo punto di vista, tante sono le persone che vogliono salire sul carro, però tanta è anche la criticità da parte, il criticismo da parte dei cittadini, cioè molto spesso le persone che stanno intorno al 5 Stelle non capiscono poi quanto sforzo c'è dietro e anche quanto questo sforzo possa incorrere nell'errore. Beh, è probabile che noi, insomma, abbiamo fatto degli errori all'interno della nostra città, però la critica deve essere costruttiva, per cui io invito tutti coloro che vogliono fare una critica nella nostra città ad esporla, a partecipare alle nostre assemblee, a darci una mano, perché se l'onestà deve andare di moda, l'onestà deve andare di moda anche grazie alle critiche costruttive. Grazie. Mara Girardi, Mara Girardi. Vieni qui, Mara.
Mano? Ups. No. Allora, io sono un'insegnante della scuola dell'infanzia. Sono l'insegnante della scuola dell'infanzia di Canosa di Puglia e vi porto una domanda dei miei piccoli alunni dai 3 ai 6 anni. Qualche tempo fa i bambini mi hanno chiesto: maestra, perché al momento del pranzo buttiamo nel sacco della spazzatura, ci forniscono un sacco, là dove buttiamo dentro avanzi di cibo, plastica, tutto insieme. Subito dopo c'è stata l'amministrazione locale di Canosa di Puglia, ci ha convocati per proporre un progetto Gaia, laddove dovevamo sensibilizzare gli alunni, i bambini, alla raccolta dei rifiuti. Lodevole, per carità. Abbiamo e ci proponevano anche di premiare, ci hanno detto che avrebbero premiato la classe riciclona. A quel punto è nata, cioè è stata legittima la domanda, no? All'amministrazione: ma se noi dobbiamo fare tutto questo e poi ci date il sacco dove buttare i rifiuti tutti insieme, che razza di sensibilizzazione noi facciamo ai nostri alunni? Non è arrivata alcuna risposta ad oggi, quindi io giro la domanda a voi ora: cosa ne pensate anche voi come cittadini? Perché oltre ad essere un insegnante sono anche una mamma e mi sono trovata veramente in grande difficoltà per questo. Io dico due parole sul mondo della scuola, perché come ho detto, lavorando in quella commissione ho in questo periodo potuto analizzare alcuni dati che sono veramente molto molto preoccupanti. Perché? Sapete quella frase: ce lo dice l'Europa, lo facciamo perché ce lo dice l'Europa, ci dice un sacco di cose, però loro fanno soltanto quelle che convengono a loro e, guarda caso, quelle che convengono a loro non convengono ai cittadini. L'Europa ci dice per esempio anche di elevare al 40% della popolazione il tasso dei laureati, che in questo momento in Italia è intorno al 15%. L'Europa ci dice anche di abbattere il tasso della dispersione scolastica al 10%, che in questo momento in Italia è al 19%. L'Europa ci direbbe anche di sistemare le scuole, gli edifici scolastici, che su 40.000, 10.000 andrebbero abbattuti in Italia. Ci vorrebbero circa dai 5 ai 10 miliardi di euro per rifare le scuole in Italia, ma di questi temi ci si occupa soltanto quando ci stanno i morti, ok? Cade il soffitto addosso ai bambini, muore il bambino, là si fanno le leggi in Italia. Questo è il modo di trattare un tema importante come l'istruzione. Quindi l'unica risposta che si può dare per risolvere queste tematiche basta non votarli più, bravo, mandarli a casa e rigenerare la politica. Io nel frattempo chiamo Savino Strippoli, invito ad avvicinarsi Savino Strippoli. Aggiungo una cosa: Canosa e Andria, sulla questione dei rifiuti vi è un'indagine della magistratura prima ancora di qualsiasi problema. Quindi aggiungerei: se prima di mandarli a casa magari li mandiamo anche in galera, per me va anche benissimo. Allora, io non sono abituato a parlare, cioè, troppa gente mi mette un po' di difficoltà. Vorrei rivolgermi, tu sei il vicepresidente della Camera, ci rappresenti la prima volta per me in vita mia, poter parlare direttamente ed è una grande occasione. Vorrei poter tornare, sono anni che non canto più Fratelli d'Italia, al limite mi ero promesso, al limite quando devo cantarlo canterò Cugine alla lontana, proprio perché no, e poi vorrei chiamare sta gente qua con il proprio nome, questa gente, cioè i vecchi parlamentari, i vecchi governanti che ci hanno governato, che hanno portato il nostro paese alla fame. Secondo me non meritano essere chiamati onorevoli, ma disonorevoli, per cui io spero che in futuro
si possa veramente tornare a dire onorevole, essere fieri di quando si incontra un parlamentare che lavora per il paese, no? Essere quasi orgogliosi, sperare che il mattino lo incontri per salutarlo. Adesso vorrei chiedere una cosa concreta. Concretamente, ho visto, c'è tanta gente che lavora e ha problemi che sappiamo. Lavora, guadagna stipendi da fame, se non timbra il cartellino gli tolgono la giornata, se fa l'assenza dopo tre volte il richiamo fino al licenziamento. Perché non proponete un qualcosa? Tu lavori? Benissimo. Quante assenze hai fatto? Una? Benissimo. Le penali, cioè ti tiro via, che ne so, non hai, oggi non hai lavorato, non hai prodotto per il paese, ti tiro via, che ne so, una mensilità per dodicesimo, trovate la formula, ma però sta gente qua non lavora, ha 50.000 incarichi e prende lo stipendio e poi alla fine li premiano anche, no? Perché poi da fannulloni diventano ministri e questo non va bene, per cui impegnatevi voi su questo fronte, perché è vero, avete fatto bene a rinunciare, apprezziamo, penso che la gente l'ha dimostrato, no? Abbiamo applaudito, no? Apprezziamo, vi siete ridotti gli stipendi, eccetera. Però lavorate anche in questo senso. E poi ultima cosa. No, ultima cosa. Ci sono. Girati! No, è verissimo, no, beh, il microfono c'era, però credetemi, è un'emozione forte sentire parlare direttamente col. Ok. Allora, attenzione, abbiamo sentito parlare, no, di omicidi. Guardate che sono tante persone che non l'hanno fatto perché per fortuna hanno una famiglia che gli stanno vicino, gli stanno attorno, tanti giovani che hanno tentato di fare un lavoro, inventarsi un lavoro per evitare di vivere da espedienti piuttosto che spacciare la droga, e questi ragazzi andrebbero premiati, no? Invece no, tentano, aprono un'attività, questa attività non è possibile poterla svolgere in Italia con le regole, no? Sbagliate, perché comunque cioè non ti consente di poter portare avanti un'attività. Apri, tassa rifiuto, tassa dell'ombra, l'ombra della tassa per pagare chi? La sovrastruttura, gente che non fa un cavolaccio e ci costa. No, basta, no, è verissimo, basta. Allora, no, i minuti ci siamo, ascolta, no, è chiarissimo. Per cui questi ragazzi che oggi si ritrovano le cartelle di Equitalia, bisogna fare qualcosa, se no questi ragazzi qua non hanno lavoro, non hanno reddito, hanno la cartella esattoriale e non sanno come pagarla per i prossimi 20 anni. È comunque una considerazione che va, secondo me, va anche un po' precisata. Allora, alla Camera dei Deputati e al Senato, se un parlamentare non partecipa almeno a un terzo delle votazioni della giornata, perde 250 euro dalla propria diaria, a giorno quindi, cioè se non partecipa a un terzo della votazione perde questi soldi. Il discorso qual è? Che fino all'anno scorso sia alla Camera che al Senato non c'era la sicurezza che chi stava votando era proprio quello là che aveva assegnato quel posto, perché vi ricordate c'era il meccanismo dei pianisti. Questo succede anche nelle regioni. Qua alla Camera, quando siamo arrivati, erano state installate da poco i lettori di impronta digitale, quindi noi quando votiamo alla Camera ci autentichiamo con impronta digitale e quindi, a meno che non staccano il dito al proprio vicino di banco, non ci riescono più, a parte quelli là che non hanno registrato le impronte digitali, si sono rifiutati, e di questi diciamo che ci sono 9 di Fratelli d'Italia, ce ne sono 2 o 3 della Lega Nord e una decina di Forza Italia. Però devo anche dire che da quando ci siamo noi, ogni volta che vediamo 2 luci accese in prossimità di un deputato, c'è sempre uno dei nostri che si alza: presidente, quello sta votando per l'altro, e quindi poi si beccano le sanzioni. Inoltre,
al Consiglio regionale della Sicilia, quando sono arrivati i nostri, ma proprio appena entrati, a ottobre scorso, non questo l'altro, un anno e qualche mese fa, trovarono che in questo Consiglio regionale, mi diceva un consigliere regionale siciliano, che è un clima surreale, non c'è mai nessuno, cioè ci si riunisce solo qualche volta proprio importante per votare la mozione di sfiducia al governo regionale, per il resto non c'è mai nessuno. Arrivati lì trovarono tutte le tessere inserite, i nostri sono 16, circa 80-85 il consiglio regionale, tutte le tessere inserite e una serie di votazioni proprio, cioè qualcuno votava per tre, non ho mai capito come facesse. E la prima cosa che hanno fatto è stata chiamare la guardia di, i carabinieri, denunciarli a tutti quanti, e in questo momento mi pare ci sia addirittura un'indagine in corso su quelli là per falso in atto pubblico, perché lì ci sono i consigli regionali e non c'è l'autodichia come alla Camera. Al Senato invece le impronte digitali non ci sono, ed è lì che i nostri hanno dato il meglio di loro, cioè hanno trovato le palline. Allora, io lo faccio vedere ai ragazzi nelle scuole questo fatto per farglielo capire, perché bisogna essere onesti. I pianisti non solo votano con più mani, ma hanno delle piccole palline come quelle da ping pong, che sono gommose, che si mettono nell'alloggiamento, perché noi votiamo in un alloggiamento in cui i tasti sono nascosti, in cui c'entra solo la mano, le tre dita della mano. Quindi se metti una pallina, tocca su tutti e due i lati e preme. C'erano intere sedute giornaliere in cui al posto del deputato c'era la pallina, sempre sullo stesso pulsante, votava sempre la stessa cosa, favorevole, 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 ogni volta che si attivava la votazione, e quindi evitavano di perdere quei soldi. Ma da quando ci sono i nostri, di palline se ne vedono ben poche. Quindi su questo potete stare tranquilli, ci riesce in maniera abbastanza semplice. Un'ultima cosa che volevo dire per quanto riguarda la questione del lavoro, dei piccoli imprenditori: noi non abbiamo solo restituito i soldi, io vi ho raccontato i provvedimenti che abbiamo fatto passare. Non siamo solo, se si può dire solo, perché non si è mai vista una forza politica in tutto l'Occidente che restituisce tanti soldi, ma non abbiamo fatto solo questo. Vi ho parlato delle cartelle esattoriali di Equitalia, prima abbiamo parlato di istruzione, qui c'è la persona che insieme ai suoi colleghi della Commissione Cultura ha fatto passare l'8 per 1000 per l'edilizia scolastica, cioè l'8 per 1000 può andare anche alla ristrutturazione degli edifici scolastici. C'è riuscita una persona che, come l'ha raccontato, veniva dall'Australia, è tornato dall'estero, niente di più, non ci vogliono dei geni. Quindi tengo a precisare che non siamo solo quelli che hanno fatto le cose senza usare la legge, cioè quello, la cosa che più ci riesce semplice, dimezzarci lo stipendio e restituire i soldi, che poi semplice non credo che sia in questo panorama politico, ma noi attraverso strategie parlamentari che, come vi ho raccontato, mettono a dura prova la loro prestanza fisica, riusciamo ad ottenere provvedimenti per le piccole e medie imprese, e stiamo cercando di ottenere l'altro provvedimento su cui sono sicuro che qualcuno qui in mezzo non è d'accordo, perché c'è sempre questa paura della sussidiarietà, del fatto di mettere sempre degli strumenti ammortizzatori sociali che diventano sempre reddito. Noi parliamo di reddito di cittadinanza continuamente, perché ne parliamo? Siamo in un momento di crisi in cui chiudono centinaia di esercizi commerciali nelle città, stanno diventando le città fantasma in tutta Italia, chiudono le imprese e c'è il 42% di disoccupazione. Come ne usciamo? Secondo noi la ricetta è una: 3 anni affidi ad una persona un reddito minimo, un reddito di cittadinanza con cui si può pagare le esigenze primarie. Quei soldi si spendono negli esercizi commerciali locali, si spendono in nelle piccole e medie imprese, e mettono e fanno salire gli introiti del nostro tessuto commerciale, perché tu metti 20 miliardi in circolo con uno strumento che li distribuisce in maniera equa. Contemporaneamente riformi i centri di impiego per il lavoro, quelle imprese che prendono i soldi dal reddito di cittadinanza aumentano le entrate e quindi hanno la possibilità di assumere. I centri per l'impiego del lavoro in 3 anni fanno 3 proposte a quello che prende il reddito di cittadinanza, se non si accetta nessuna delle 3 proposte perde il reddito di cittadinanza. Questa cosa la fanno in tutta Europa in maniere differenti, in vari paesi, e solo noi e la Grecia non ce l'abbiamo, e chiediamoci perché non ce l'abbiamo e perché proprio in
comune con la Grecia ce l'abbiamo questa cosa, e tra l'altro ce la chiede l'Europa. C'è una raccomandazione del 2010 che chiede, l'Unione Europea chiede all'Italia di fare il reddito di cittadinanza. Guardate, è l'unico modo per uscirne, perché noi dobbiamo prendere soldi dagli sprechi, rimetterli nel circuito commerciale e economico di questo paese, ma in maniera equa. Significa che li dobbiamo spendere noi, non li dobbiamo mandare ai grandi gruppi industriali, e per farlo ci serve uno strumento come questo. Servono 20 miliardi. Io vi faccio un esempio. In Italia abbiamo 7.600 enti tra società partecipate e società speciali delle regioni, delle province e dei comuni, che solo di consigli d'amministrazione, non sto parlando degli operai, solo di consigli d'amministrazione ci costano di stipendio 19 miliardi di euro all'anno. 19 miliardi di euro. E chi ci mettono nei CDA? Perché tengono 7.600 enti che fanno trasporto, tutte le stesse cose, servizi? Quindi trasporti, acqua, quello che serve per far funzionare un comune. Basta un ente per provincia, non ce ne servono 7.600 per tutte le regioni e le province che abbiamo. Bene, perché non si abbattono? Perché nei CDA ci mettono i trombati della politica, gli amici, i parenti e i portatori di voti. Se noi eleggiamo classi politiche che non prendono voti da quei serbatoi, 19 miliardi di euro all'anno li troviamo in un attimo, perché questo è solo uno degli sprechi che abbiamo in Italia. I soldi ci sono, li dobbiamo prendere da una parte e mandarli dall'altra. Vincenzo Cantinella. Vincenzo, due minuti. Sì. Non è capo via. Una cosa sola voglio sapere. Voglio sapere la posizione dei 5 Stelle in merito al bipolarismo e anche alla, sulla soppressione del Senato. Che cosa ne pensate? Allora, la posizione del Movimento 5 Stelle sul bipolarismo e sull'abolizione del Senato. Io penso che le elezioni, le ultime elezioni abbiano dimostrato, poi non so, risponderanno anche loro, le ultime elezioni hanno dimostrato che il bipolarismo è un'illusione, per due ragioni. Una, quelle che si spacciano per coalizioni solide di governo, il giorno dopo, per affari loro, sono sempre capaci di spaccarsi. Il problema, quella teoria della governabilità in Italia, è una follia, perché il problema non è solo tra i partiti, ma è nei partiti. Abbiamo visto Forza Italia spaccarsi fittiziamente tra Forza Italia, PDL, Forza Italia e NCT, abbiamo visto SEL e il PD litigare alla prima occasione utile, il Presidente della Repubblica, e dividersi. Questi dovrebbero essere i partiti di governo. Noi siamo per un'altra idea, siamo perché i cittadini possano votare le loro forze politiche senza premi di maggioranza abnormi, ma con dei correttivi maggioritari. Perché siamo così convinti? Perché l'avete scelto voi. C'è un portale, quello del Movimento 5 Stelle, dove i cittadini assistiti da docenti universitari stanno componendo una legge elettorale, che per ora ha un'ispirazione proporzionale con correttivi maggioritari e anche gli sbarramenti per evitare i partitini piccoli. Dall'altra parte cosa c'è? C'è questo Italicum, così lo chiamano, che è una legge elettorale, se è possibile peggiore del Porcellum. Vi spiego in tre punti perché. Liste bloccate, dicono, ma sono liste piccole, quindi il cittadino può riconoscere i candidati. Falso, perché ci sono le multicandidature, quindi significa che Alfano, Renzi, Berlusconi si candideranno in tutti i collegi. Voi voterete magari perché nel vostro collegio c'è Alfano, perché c'è Renzi, perché c'è Berlusconi, e poi quello si può scegliere un collegio per essere eletto, e in tutti gli altri fa scattare quello di sotto. Quindi praticamente vanno fregato ancora una volta. Due, il meccanismo del premio di maggioranza è composto in maniera tale che se c'è una coalizione di 10 partiti, è possibile, e 9 prendono meno del 4,5% che è la soglia di sbarramento. Soglie di sbarramento così alte ci sono solo in Turchia e furono introdotte dal regime golpista dei militari, non a caso. Se tutti prendono sotto il 4,5% e una prende il 6,5% e quella coalizione in tutto è la prima, il partito del 6,5% prende il 53% dei seggi in Parlamento. Ciò significa che questa legge elettorale, non appena passa sotto le mani della Corte Costituzionale, la bocciano direttamente. E infine è una legge elettorale che è fatta in modo che non serve fare le coalizioni perché si vuole governare bene, ma le coalizioni si fanno per prendere un voto in più degli altri.
Alle ultime elezioni questo meccanismo nel Porcellum già c'era, tanto è vero che Berlusconi presentò nel Lazio due liste che si chiamavano Forza Roma e Forza Lazio, che hanno messo insieme 50.000 voti. Qui si vota di tutto in questo paese, votiamo qualsiasi cosa, 50.000 voti di consenso, perché non c'erano i candidati dentro, erano liste bloccate, e Berlusconi non ha preso il premio di maggioranza alla Camera per 140.000 voti. Quindi se questo giochetto lo avesse fatto in tutte le regioni con Forza Andria, Forza Bari, probabilmente avrebbe fatto il primo e preso il premio di maggioranza. Ora ditemi se questi sono meccanismi che possono garantire la governabilità. Garantiscono una cosa, che loro riescono in qualche modo a batterci in maniera sleale. Però io vi dico una cosa, ha ragione Giuseppe Brescia quando diceva questa è una legge elettorale fatta contro il Movimento 5 Stelle, ma tutte le cose che hanno fatto fino ad ora erano contro il Movimento 5 Stelle. Noi ci siamo fatti una raccolta firme sotto i banchetti per presentare le liste alle nazionali in pieno inverno, perché se vi ricordate la cancelliere, allora ministro dell'interno, decise di anticipare le elezioni a febbraio perché sapevano che se noi ci fossimo fatte le piazze in primavera con Beppe Grillo avremmo vinto le elezioni, e alla fine abbiamo preso 9 milioni di voti, non ci hanno ammazzato. Quindi a me non spaventa nessuna legge elettorale, spaventa il concetto di bipolarismo, perché è solo un modo fittizio per dire quando non ci sto io ci stai tu, quando non ci stai tu ci sto io, però siamo sempre amici come hanno fatto in tutti questi anni, tanto è vero che insieme stanno benissimo. Si devono inventare anche delle scuse forti, la devono sparare grossa quando si slegano da questi patti di coalizione tra PD e PDL. E per quanto riguarda il Senato io vi dico questo: se vogliamo parlare dei costi del Senato ne parliamo. Il Senato costa 500 milioni di euro e Renzi vuole risparmiare 1 miliardo di euro dal Senato, quindi io non ho capito come farà, ma detto questo, costa 500 milioni di euro, lo farà un altro Senato, costa 500 milioni di euro. C'è questa teoria del Senato delle autonomie dei sindaci che comunque resta in piedi, i calcoli sono che costerà 250-300 milioni di euro. Noi come Movimento 5 Stelle, dimezzandoci lo stipendio, abbiamo messo da parte 5 milioni di euro in 10 mesi. Se tutti facessero così, abbiamo calcolato che all'anno si risparmierebbero 100 milioni di euro. Se tutti i consiglieri regionali, che è gente loro, facessero come facciamo noi, perché loro hanno tutte le regioni d'Italia tra PD e PDL e i due terzi di tutti i consigli regionali, PD e PDL insieme, se tutti facessero così si risparmierebbe 1 miliardo di euro. Quindi se ci vogliono venire a prendere in giro dicendo che dobbiamo abolire il Senato perché costa troppo, per me è una sciocchezza. Se vogliamo parlare di bicameralismo perfetto ne parliamo tutta la sera. Io sono dell'idea che è meglio dimezzare i parlamentari ma lasciare le due camere. Perché? Perché in questo paese le più grandi porcate si sono fermate quando le approvava la prima camera, come la legge sulle intercettazioni, e nel passaggio alla seconda camera la popolazione, l'opinione pubblica e la stampa se ne accorgevano e facevano montare il caso, la stampa libera ovviamente. Mentre se noi eliminiamo il Senato, noi con questi premi di maggioranza che si vogliono prendere, questi in cui un partito del 6% prende il 53% dei seggi, è un corridoio in cui passa tutto, e noi in questo paese non abbiamo una democrazia matura per avere una sola camera in questo momento. Dimezziamo il numero di parlamentari, dimezziamo i loro stipendi, eliminiamo gli autoput della Camera e del Senato, sto parlando solo di questo, e noi otteniamo gli stessi risparmi che questi qua millantano per abolire il Senato. Io credo che l'operazione abolizione del Senato, di cui vi riempiranno la testa nei prossimi tempi, è solo una marchetta elettorale per far vedere che stanno facendo qualcosa. I danni che farà ce ne accorgeremo probabilmente tra anni. Io so solo che in Ucraina è scoppiata una rivolta, giusto o sbagliata che sia, ma che ha imposto all'attuale Parlamento di tornare dal governo presidenziale al governo parlamentare, e se noi mettiamo una Camera e i poteri che ha l'attuale Presidente del Consiglio, noi facciamo di fatto un governo presidenziale, che con questa gente, se capitiamo noi potete stare col pensiero tranquillo, ma se capitano loro a me spaventano. Grazie. Il monocameralismo loro lo hanno già avviato da tempo,
altri. Di fatto, noi l'abbiamo detto, l'abbiamo denunciato più volte, il Parlamento è completamente esautorato. Che significa? Significa che la sua funzione, che è quella di fare le leggi, ormai non viene più rispettata da tantissimo tempo. E il governo, che invece dovrebbe soltanto eseguire le leggi che fa il Parlamento, svolge anche questa funzione qui, e lo fa attraverso i decreti legge. Questi maledetti decreti legge che non fanno altro che creare le leggi che regolamentano la nostra vita, ma lo fanno in 60 giorni. Quindi magari se si sta discutendo di una legge fondamentale bisogna farlo in fretta e furia, perché se no scade il decreto e non si può far nulla. E che cosa accade? Accade che il decreto viene emanato e viene messo all'esame di uno dei due rami della Camera. Quindi una volta tocca alla Camera dei Deputati, una volta tocca al Senato. Sistematicamente questo decreto viene bloccato per almeno 40-50 giorni in uno dei due rami. E l'altro praticamente può soltanto ratificare ciò che viene fatto dall'altro lato. Questo è già monocameralismo, è già annullamento della funzione del Parlamento. Loro però che cosa fanno? Mentre noi ci battiamo per ricostituire l'ordine previsto dalla Costituzione, loro vogliono istituzionalizzare questo processo. Cioè loro dicono, siccome ormai facciamo così, tanto vale che lo scriviamo nella Costituzione. Questo è quello che loro vogliono mettere in atto. Io, prima di lasciare la parola alla domanda all'amico Francesco Paolo, volevo dire una cosa. Io sono in Commissione Affari Costituzionali, quindi la porcata della legge elettorale che è arrivata l'ho vissuta, però voglio provare adesso ad invertire la prova, diciamo così, guardandovi tutti quanti in faccia. Perché? Perché possiamo fare, possiamo approvare, lo stiamo facendo assieme noi del Movimento 5 Stelle con i cittadini, qualsiasi legge elettorale. Ma alla fine, qualsiasi legge elettorale, sapete quale risultato avrà? Avrà il risultato che se non vi prendete, se non ci prendiamo tutti quanti la responsabilità di comprendere che possiamo parlare, blaterare, lamentarci quanto vogliamo, ma se poi andiamo a votare sempre le stesse persone, sapendo che sono dei delinquenti, i veri coglioni siamo noi, tutti quanti, allora questa cosa, questo meccanismo non entra. Perché qualsiasi legge elettorale, ripeto, risponde ai cittadini, quindi loro possono fare qualsiasi cosa. Ma alla fine noi abbiamo fiducia in quello che voi in questi mesi, in questo anno, avete visto. E difatti, e qui concludo, chiedetevi, perché Renzi, al contrario di quello che aveva detto, non è andato alle elezioni? Paura. Forse perché per la prima volta nella storia della Repubblica qualcuno si sta letteralmente cagando sotto. Grazie. Io sono di Marigliano, quindi quando si sente parlare quando si sente parlare di rifiuti, io non faccio niente. Il problema è che quello che succede a casa nostra non succede solo a casa nostra. Quando succedeva nessuno lo sapeva, adesso che si sa lo fanno altrove. E poi non è un problema che è limitato alla zona dove accade, perché quando si coltivano i pomodori, poi i pomodori non si li mangiano soltanto quelle persone, ma viaggiano e possono andare ovunque. E ora la domanda che vi faccio è: com'è possibile che oggi viaggiano camion di rifiuti e nessuno sa che questi camion viaggiano? E poi, Giuseppe, com'è possibile che il 31 dicembre è passato e nei depuratori di Puglia continuano a uscire fanghi, si continuano a irrigare i campi con i liquami? Grazie. Lui è di Marigliano, che è un comune vicino Pomigliano, che è il mio comune, che si trova in un posto che negli anni 90 era chiamato Triangolo della Morte. Questo triangolo negli anni si è trasformato in un esotetraedro, talmente che era grande,
poi è diventata la terra dei veleni e poi è diventata la terra dei fuochi che tutti avete sentito nominare. È un'area che interessa 4 milioni di cittadini, che quando è nata interessava poche centinaia di migliaia di persone. Non è che l'abbiamo scoperto col tempo quando era grande, è che si è ingrossata col tempo. Ed è differente questo fatto, perché sotto gli occhi della politica degli anni 80, 90 e 2000, sotto gli occhi anche dei cittadini, c'è gente che oggi mi scrive e mi dice: guarda che lì c'è sotterrato qualcosa, io nel 94 l'ho visto, oggi ho mia figlia malata di tumore e devo andare via. E io gli rispondo: se tu avessi fatto una minima denuncia nel 94 non tenevi neanche tua figlia malata di tumore, probabilmente. Quindi sotto gli occhi della politica, dei cittadini e anche di forze dell'ordine corrotte che sono state arrestate nell'inchiesta, si è sversato di tutto da quelle parti. La provincia di Napoli e la provincia di Caserta non solo hanno sotterrati scorie e scarti di lavorazione delle aziende che stavano su quel territorio, ma hanno sotterrato sottoterra, c'è sotterrato sottoterra scarti di lavorazione delle aziende del nord Italia e cassette radioattive termonucleari delle centrali nucleari della Francia e della Germania, quei paesi che oggi ci guardano dall'alto in basso e ci vogliono insegnare qualcosa. Beh, quelli sono venuti a seppellire dalle mie parti quello che loro chiamano progresso e quello che loro chiamavano produzione energetica. Quella gente lì è venuta qui a portare quella roba. E com'è possibile? Io ti spiego com'è possibile. Nel 1997 alla commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti viene un pentito di camorra, che per me resta un camorrista ed è una persona che è andato a dire quelle cose perché era un pentito nel processo Spartacus, andò alla commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti per dire dove aveva sotterrato i rifiuti col suo clan camorristico in Campania in quegli anni, negli anni precedenti al suo pentimento, e quanti sindaci aveva fatto eleggere con i voti che il clan spostava. Stavamo parlando di 106 sindaci eletti con un giro di voti di 100.000-200.000 unità che loro riuscivano a veicolare. Questa persona racconta tutto ad una commissione parlamentare d'inchiesta in cui il presidente era dei Verdi, un certo Scalia, e in cui c'erano tutti i partiti della Seconda Repubblica, come li conoscete adesso, nessuno di nuovo. C'era l'UDC, c'era Forza Italia, che allora si chiamava Forza Italia, c'era il PD, che prima si chiamava DS e Margherita, c'erano quelli di oggi. Quella commissione, dopo aver audito questo schiavone, decide di porre il segreto sui verbali di quella roba. L'estate nel 2013, questo camorrista pentito va a Sky TG24 e va a raccontare che le cose che ci stava dicendo le aveva già raccontate nel 97 alla commissione parlamentare d'inchiesta. Questi eversori e soprattutto inesperti decidono di scrivere una lettera ai presidenti delle due camere per far desecretare quel verbale. Si desecreta il verbale e scopriamo che quelle cose che aveva detto erano anche le cose che coincidevano con i comuni sciolti per mafia, per infiltrazione mafiosa, quindi era vero che loro li eleggevano, e soprattutto con molte zone dove erano interrati i rifiuti che lui aveva dichiarato nel 97. Io non me la sono presa con loro per il fatto che hanno messo il segreto. Io sono andato a vedere quei parlamentari che avevano sentito questo camorrista raccontare questo racconto agghiacciante che potete leggere sui verbali online, cosa avevano fatto in Parlamento nei 20 anni a seguire che avevano ascoltato Schiavone. Beh, nulla, non c'è nulla di produzione normativa, neanche una legge per inasprire reati ambientali. Nessuno di quelli ha mai presentato una legge del genere. E quando ci chiediamo come è possibile perché c'era questa gente a rappresentare la politica di questo paese. E vi racconto un aneddoto per spiegarvi che invece le cose si possono fare facilmente. Da quella terra, dalla terra dei fuochi, viene uno dei nostri colleghi campani che si chiama Salvatore Micillo. È uno che prendeva le manganellate fuori le discariche perché cercava di bloccare le famose ecoballe di Taverna del Re, dei massi di rifiuti in cui la commissione d'inchiesta trovò teste di cavallo, macchine che dovevano essere bruciate nell'inceneritore. Quando scoprirono queste cose dissero: non è possibile bruciarle nell'inceneritore, ci sono le macchine qua dentro. E così abbiamo 300 campi da calcio coperti da ecoballe, 300 campi da calcio coperti da questa roba. Salvatore Micillo è uno dei nostri deputati.
Io lo conoscevo da prima. Appena arrivati alla Camera, Salvatore mi dice: Luigi, io mi devo occupare di una cosa, una legge che inasprisce i reati ambientali, cioè che equipara le pene per i reati ambientali alle pene per i reati di mafia, perché se è possibile il reato ambientale è ancora peggio del reato di mafia, perché il mafioso spara, il reato ambientale si sta consumando anche a distanza di 20 anni e per quelli addirittura vale la prescrizione, una follia. Come si fa a considerare la prescrizione per un reato che non si estingue, che si sta ancora consumando, che l'ha fatto un camorrista 20 anni fa e voi ne state pagando ancora le conseguenze? Salvatore mi disse: io non voglio fare niente, vado in commissione giustizia e la devo far passare. Dopo 2 mesi lo incontro e me la porta questa legge, me la fa firmare, mi dice: l'ho scritta, adesso la devo far discutere. 2 mesi dopo lo rincontro, perché noi ci vediamo pochissimo, e mi dice: io la legge sto facendo stalking alla presidente di commissione perché devo fare di tutto per farla discutere. 2 mesi fa lo rincontro e dice: Luigi, approvata all'unanimità in commissione, adesso arriva in aula. L'ha fatto uno e il Parlamento non c'è mai stato. Ed è questa la differenza. È stato possibile perché c'era una classe politica che nella migliore delle ipotesi girava la faccia dall'altra parte. E qui sono arrivate queste persone invece che non solo non girano la faccia dall'altra parte, ma hanno ben chiara la differenza tra il bene e il male, gli onesti e i disonesti. E quando hai ben chiara questa differenza, non ti fregano con la storia della sinistra e della destra, perché l'unica cosa che differenzia le persone in questo paese non è che se sono di destra o di sinistra, ma se sono oneste e disoneste. Poi scegli con chi stare. Velocissimamente, l'altra questione dei depuratori in Puglia. In Puglia i depuratori non ce n'è uno a norma. Uno, non ce n'è nessuno a norma. Siamo forse un po' meglio, messi un po' meglio dalla Calabria, dove hanno preso i soldi per i depuratori e non ce n'è uno. Però noi li abbiamo, ma non li abbiamo a norma. Perché? Perché comunque lì l'Europa ce lo chiede. Ma noi andiamo in deroga, perché la regione consente la deroga. E allora cosa accade? Che nel momento in cui i depuratori non sono a norma, c'è qualche pazzo, come l'amico che parlava prima, che da solo va a fare i blitz notturni rischiando che gli fanno un mazzo così, oppure ci sono i nostri gruppi, questi gruppi aggressivi, violenti, come quello di Corato, Molfetta, Biceglie, Molfetta anche, dicevo, e c'è un altro ancora che adesso non mi viene, è credo Giovinazzo, che si occupano della questione ad esempio del depuratore, dove lì ad esempio vogliono mettere a norma, ma spendendo una marea di soldi, sapete per fare cosa? Semplicemente fare un tubo molto più lungo che va a sversare tutto in mare. In mare, perché noi abbiamo dei politici cuori contro, sono dei geni. No, sappiate che sono dei poveracci, sono degli incompetenti, sono degli incapaci e in alcuni casi sono anche dei delinquenti, perché su quelle cose ci mangiano. E poi noi non ci rendiamo conto di queste cose, ma sapete quando ce ne rendiamo conto? In due casi ce ne rendiamo conto. Uno, ad esempio qui abbiamo un canale, si chiama il canalone Ciampetta Camaggio. Sappiate che tutti i cittadini che abitano qui nelle zone del Nord Varese molte volte si nutrono di cibo che viene da quel canalone, perché ci sono agricoltori nostri, i primi siamo noi, che buttano tubazioni all'interno, prendono quell'acqua dalla quale si alzano nei tempi migliori 3-4 metri di schiuma, andate a vedere, e innaffiano i campi. Quindi ripeto, anche lì noi siamo i primi delinquenti. E delinquenti diventiamo complici nel momento in cui siamo capaci soltanto di lamentarci e non di metterci la faccia per primi, perché quando il movimento e i TAP vanno a lamentarsi con i sindaci o con la provincia o con la regione, siamo sempre pochi e loro, sappiate, che non guardano le facce, loro guardano le teste per vedere quanti voti ci sono stasera qua, loro guardano i voti. Sappiate che siete diventati, siamo diventati delle semplici macchine da voto, e allora trattiamoli in questo modo, presentiamoci in 200 in un consiglio comunale e vedrete come le finite delle cose cambiano, vedrete come le cose cambiano. E invece no, molte volte lasciamo fare gli altri, deleghiamo,
non ci mettiamo noi in prima persona e ci ricordiamo della politica soltanto quando è la campagna elettorale o soltanto quando, in questo momento, mi ha avvicinato un amico, è un dottore, si chiama Dino Leonetti, e si occupa, è un oncologo, e si occupa di persone che muoiono. Sappiate che la problematica che Luigi ha denunciato in Parlamento, dove ci sono milioni di persone che a casa sua muoiono, ce l'abbiamo anche qua in Puglia, dove moriamo come le mosche, dove i nostri bambini muoiono e non ce ne accorgiamo, non ci rendiamo conto di quello che sta accadendo, non ci rendiamo conto che siamo costretti, noi abbiamo uno degli esponenti più importanti dei renziani a Trani, il Presidente del Consiglio, già lì anche l'inciuccio bipartisan, un Presidente del Consiglio del PD con la maggioranza del PDL. Vabbè, sono manifestazioni verbali da questa parte. E allora mi chiedo, com'è che siamo costretti noi del Movimento 5 Stelle ad andare a fare un'ispezione in una discarica pubblica con un Presidente del Consiglio che è del PD di Trani, la discarica di Trani dove vengono colpiti anche i cittadini di questa zona, con un Presidente del Consiglio che ha la maggioranza del Consiglio regionale e i cittadini non riescono ad andare a vedere la discarica, non riescono ad avere gli atti. Io adesso gli atti li ho avuti, ma non mi danno la possibilità di pubblicarli. E allora saprete cosa farò? Li pubblicherò lo stesso, non me ne frega un cazzo. Però, dall'altra parte, chiedetemi una cosa, perché ad esempio in una località che nessuno conosce, che si chiama Grotteline a Poggio Orsini, vogliono prendere una discarica gigantesca e un sito archeologico con una chiesa rupestre che cancellano sulla carta per farla diventare una delle più grandi discariche dell'Europa? Perché? Perché adesso, visto che sono stati sputtanati in campagna, la nuova campagna diventeremo noi con tutte le cave che abbiamo, con tutta la murcia che c'è lì abbandonata. Ci sono camion di rifiuti, giustamente come diceva l'amico, che scompaiono, interi camion. E allora, prima di aspettare di morire, come purtroppo sta accadendo in quella zona, alziamo la testa, ribelliamoci, chiediamoci che fine fanno i nostri rifiuti, perché si fa la raccolta differenziata e lì a scuola devono buttare tutto nello stesso cassonetto? Perché? Perché siamo capaci soltanto di lamentarci e non di farla la cosa? In questo momento, oggi, noi stiamo lanciando un messaggio, oggi vi stiamo dando una responsabilità, tutte le cose che vi hanno detto Luigi e Peppe vi stanno dando una responsabilità. Qual è la responsabilità? Non è la responsabilità noi di andare in televisione per dirle le cose, perché ci andiamo anche, ma la responsabilità è che voi oggi sapete delle cose e dovete parlare, perché lì si vince, col vostro vicino di casa, siete voi che dovete attivarvi, siamo noi tutti insieme. Ricordate sempre, qui concludo, io dico sempre, ad Andria abbiamo cominciato l'esperienza del meetup nel centro commerciale, nel parcheggio, e in una città di 100 e oltre mila abitanti eravamo in tre. Però questo è positivo, sapete perché? Perché oggi quei tre hanno dato questo. E quindi vi ringrazio a tutti. Buonasera. Per ultima domanda. Allora, come accedere in concreto ai fondi per le PMI? Fiscal compact, cosa ne parla? Non ne parla nessuno, solamente voi che state parlando, e comunque è stato modificato la Costituzione, il silenzio più totale, hanno modificato la Costituzione. Il taglio ai rimborsi elettorali, qui siamo tutti d'accordo sul ridurre, eliminati, cioè passando dal finanziamento almeno ai rimborsi, perché allora stiamo dando dei contributi ai partiti, cosa che non possiamo fare. Però azzerandoli del tutto non si rischia di dare la politica ai ricchi. E poi il conflitto di interessi, non riusciamo a fare questa legge sul conflitto di interessi? Il programma di governo è quello. Carci. Ogni tre anni si fa un decreto svuota carceri, non è più semplice che si vuole carceri, così i criminali rimangono lì e non ci troviamo. Hanno da dire la televisione! La commissione trilaterale,
c'è l'influenza sul governo, se ne parla tanto però non se ne parla tanto non si capisce. Grazie. Ma fregato, una domanda non fa niente. Ma fregato. Allora, io ne butto un paio, poi. Allora, mi pare che la prima fosse sui contributi alle piccole e medie imprese. Come accedere al fondo per le piccole e medie imprese e di borse elettorali. Io rispondo su queste due perché queste due mi ricordo. Allora, fondo per le piccole e medie imprese, non so se l'ho detto perché abbiamo fatto 5 incontri in tutta Italia, quindi probabilmente l'ho ripetuto da qualche altra parte. Allora, fondo per le piccole e medie imprese, vi ho spiegato che è implementato con i soldi dei nostri stipendi ed è un fondo, tra l'altro, che non è il fondo di rotazione. Voglio spiegarla questa differenza. Il MISE, Ministero dello Sviluppo Economico, ha due fondi. Uno è il fondo di rotazione per le piccole e medie imprese, che significa che hanno dei soldi che mettono a garanzia per far andare l'imprenditore dalle banche a farsi fare un prestito, però ai tassi di interesse delle banche. E poi c'è il fondo per il microcredito, che invece funziona da banca direttamente, cioè sostituisce le banche. Abbiamo fatto la banca pubblica in qualche modo e ci abbiamo messo i soldi dei nostri stipendi che vanno direttamente agli imprenditori prestati con i tassi di interesse più bassi del mercato al 3,5%, e sono dei soldi che ritornano nel fondo statale, quindi gli imprenditori con le banche non hanno niente a che fare. Non perché le banche siano tutte cattive, ma perché le leggi sono così a maglie larghe che consentono in questo paese a far fare alle banche qualsiasi cosa. Questo è il problema. Come vi si accede? Noi stiamo facendo un accordo con gli ordini e le associazioni di professionisti in tutta Italia, che hanno sportelli in tutte le province, per dare a tutti gli imprenditori in difficoltà un giorno a settimana uno sportello gratuito dove possono andarsi a far fare le pratiche per accedere al fondo. L'importanza di questo fondo è che è un fondo che non gestiamo noi. Cioè, noi se volevamo essere furbi prendevamo questi 5 milioni di euro e li davamo agli imprenditori che dicevamo noi, che poi c'erano riconoscenti in campagna elettorale, e quindi si chiama voto di scambio. Siccome noi il voto di scambio non lo vogliamo fare, ma vogliamo procedure di evidenza pubblica, abbiamo questo fondo al MISE che, attraverso una procedura di evidenza pubblica che controlliamo non una volta ma 10 volte, perché ci stanno i soldi nostri, se permettete vogliamo capire come li spendono, saranno utilizzati dagli imprenditori che seguiranno, saranno assistiti. Cioè, non abbiamo fatto la marchetta elettorale che abbiamo fatto solo il fondo, vogliamo assistere gli imprenditori in difficoltà e gli daremo anche gli strumenti per poter anche accedere al fondo direttamente. Secondo, i rimborsi elettorali. Io su questo voglio dire una cosa: c'è questa leggenda secondo cui se elimini il finanziamento pubblico alle forze politiche, le forze politiche vanno in mano alle lobby. È chiaro che se tu elimini il finanziamento pubblico come è oggi e non metti nessun'altra regola, non è che i partiti vanno in mano alle lobby, i partiti sono le lobby. Premesso che anche col finanziamento pubblico sono pieni di finanziamenti privati. Bersani ha preso 95.000 euro da Riva dell'Ilva alle ultime campagne elettorali, come le ha presi Berlusconi, come Scarpellini, quello dei palazzi, il palazzinario, dava soldi a tutti quanti, e non è un caso che poi scoppino scandali perché ci sono una serie di finanziamenti illeciti e così via, soprattutto nelle regioni non si capisce niente da un po' di tempo a questa parte. Il discorso è un altro, è dire: c'è un referendum che dal 93 dice che il finanziamento pubblico alle forze politiche, ai partiti politici, deve essere abolito. Dobbiamo rispettarlo. Ok, lo eliminiamo. Poi facciamo una legge contestualmente che dice che ogni forza politica non può avere più di 100.000 euro di finanziamento privato massimo, e non solo un tetto alla donazione, ma un tetto nella donazione, cioè ogni persona non può donare più di 1.000 euro. E quei 1.000 euro devono essere proporzionati al reddito, non è che tu doni 1.000 euro e ne guadagni 100, voglio vedere da dove vengono quei soldi che tu hai donato. E inoltre, se sfori le soglie, non solo devi ridare indietro i soldi, ma ci devono essere pene molto severe per punirti nel caso in cui crei un caso di finanziamento illecito. Se fai così, probabilmente ti avvicini a quello che noi abbiamo già dimostrato è possibile. Alle ultime elezioni nazionali noi avevamo detto che non prendevamo i soldi pubblici, non avevamo una lira
un euro, non avevamo nulla, e alla fine con piccole donazioni di 20 e 30 euro abbiamo messo insieme 740.000 euro in soli pochi mesi, di cui non abbiamo speso neanche la metà, e quello che è rimasto l'abbiamo dato ad una scuola in Emilia Romagna nelle zone terremotate per farci una palestra. E questo l'abbiamo fatto con donazioni dei cittadini. Racconto solo quest'ultima cosa: qualche mese fa alla Camera abbiamo fatto un incontro con il responsabile della campagna elettorale di Obama. C'erano tutti i partiti politici e c'era tutti i rappresentanti dei partiti politici, c'eravamo noi del movimento, e c'era il responsabile della comunicazione di Obama, l'uomo che nel 2008 fece la grande campagna su Twitter, lanciò Twitter e così via. A un certo punto interviene Gentiloni del PD, che ricorda a quello di Obama, dice: ma lei cosa ne pensa del finanziamento pubblico alle forze politiche? E in questo momento noi stiamo votando una legge, si dovrebbe votare una legge in aula per abolirli, che non è vero, poi dopo ne parliamo magari. E lui risponde: ma lo volete capire che continuamente riempendo i partiti di fondi pubblici avete smesso di far credere alla gente nelle vostre forze politiche? Una persona si sente coinvolta in una forza politica se può metterci qualcosa. Se io ci metto 100 euro alla campagna elettorale del PD e allo stesso tempo il PD è pieno di milioni di euro di fondi pubblici e prende 90.000 euro dall'IVA, io quanto conto nel PD? Nulla. Se invece con tante piccole donazioni noi ci crediamo nel movimento, abbiamo dato i soldi, seguiamo la campagna elettorale, ci sentiamo tutti più partecipi a questo movimento, a questo progetto, questa evoluzione della politica. E questo spiegò il responsabile della comunicazione Obama. Ovviamente non ci fu risposta di Gentiloni, che fu asfaltato da questa risposta. Qualche mese dopo hanno provato a far passare questo decreto del finanziamento, dell'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti, per l'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti. In realtà questo decreto si chiama abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e ha dentro un po' di punti, vi cito: i finanziamenti pubblici ai partiti restano fino al 2018, dopo il 2018 si trasformano nel 2 per 1000, intanto stanziamo 19 milioni di euro per fare la pubblicità al fatto che esiste il 2 per 1000 da dare ai partiti, intanto che non abbiamo magari i soldi dopo il 2018 mettiamo in cassa integrazione per sempre i dirigenti e i funzionari dei partiti finché non trovano un lavoro, una cassa integrazione che non esiste in nessun altro posto in Italia, cioè la cassa integrazione per sempre, che nel mio paese si chiama reddito di cittadinanza, solo che loro l'ha dato solo a chi dicono loro, mentre quando lo diciamo noi siamo populisti se lo vogliamo dare a tutti i cittadini. Alla fine di tutto vi parlano del 2 per 1000 come se fosse una donazione privata ad un partito. Chiariamoci: se voi avete 10 euro di tasse da dare allo Stato e un euro di queste tasse lo date ad un partito, lo Stato deve rimpiazzare quell'euro che aveva previsto entrava dalle vostre tasse con altri soldi. Quindi se 10 euro delle vostre tasse andavano alla sanità, quando donate ad un partito ce ne vanno 9 alla sanità e quell'euro che manca ce lo deve mettere lo Stato. Morale della favola? Che da 91 milioni di euro che ci costa oggi all'anno il rimborso elettorale ai partiti siamo passati a 77 milioni di euro che vanno ai partiti, con un rischio più grosso ancora, che è quello che il 2 per 1000 venga bocciato. Perché? Perché il 2 per 1000 prevede che in sede di dichiarazione dei redditi voi avete un modulo in cui destinate ad una forza politica dei soldi. In quel momento state in sostanza violando la segretezza del voto garantito dalla Costituzione, perché state esprimendo una preferenza politica. Queste cose le sanno tutti in Parlamento, solo che presi dalla foga dell'inseguirci goffamente, non solo si fanno del male, perché poi i loro dipendenti li stanno cominciando a sputtanare perché non ci sono più le cosiddette garanzie di prima. Poi io quando parlo di dipendenti dei partiti sto parlando di gente come Livia Turco, per esempio, che siccome non è più parlamentare oggi fa la dirigente del partito. Noi di questa gente stiamo pagando con i rimborsi elettorali. Ebbene, allora cominciano a fare questi provvedimenti spot. Il presidente del consiglio del Napolitano Ter dirà
che vuole abolire le province col disegno di legge Delrio, che è stato approvato alla Camera, adesso deve passare al Senato. Io ebbi a luna di notte un confronto a porta con una renziana, a Bonafè, che disse a me: tu non hai votato per l'abolizione delle province, hai votato contro l'abolizione delle province. In quel momento spiegai a quella persona che avevo di fronte, che è parlamentare come noi, che vota fino a prova contraria nella stessa aula, spiegai che il disegno di legge Delrio non solo non abolisce le province, le trasforma in città metropolitane dove ci sono solo le province. In altri posti invece, dove ci sono un terzo dei comuni che si oppongono, coesisteranno le province e le città metropolitane, e in altri posti dove c'è anche l'unione dei comuni coesisteranno province, unione dei comuni e città metropolitane. Io vorrei farvi vedere la faccia di quello della Corte dei Conti che è venuto in audizione nella commissione alla Camera e ha detto: voi siete pazzi perché aumentano i costi facendo così. Ve lo diciamo noi che aumentano i costi, ma per loro questa è abolizione delle province. Quando lo spiegai a Vespa, a porta, disse: ma Vespa, ma lei avrebbe votato una legge che permetteva questa cosa? Vespa, per la prima volta l'ho visto arrabbiato, prendersela con la renziana e dire: ma che cosa avete fatto? Dovete abolire le province, voi così non le avete abolite. Quindi se si è arrabbiata anche Vespa, credo che il portamento di quello che diciamo sia vero. Smettiamola di fidarsi di questa gente, perché il finanziamento pubblico ai partiti va abolito e il privato va gestito con delle leggi che permettano un sano finanziamento privato alle forze politiche, cioè delle persone che ci credono. Il giorno in cui arriveremo a questo, loro scompariranno, nessuno ci mette un euro in quella roba lì. Grazie. E tra l'altro, se la buona facesse un po' di più il suo lavoro anziché andare in TV, perché sta in commissione mia, io l'ho sentita parlare una volta in 10 mesi, sarebbe anche molto meglio. Io però voglio dire una cosa, anche su questo non sono preoccupato, non sono preoccupato neanche su questa nuova riforma del finanziamento pubblico ai partiti, perché la storia ci sta dando già ragione, ci darà ragione ancora. Ci sono già delle sentenze della Corte dei Conti e della Corte Costituzionale che dicono le stesse cose che dicevamo noi già dal 2007. La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la legge elettorale e noi abbiamo portato Parlamento pulito già nel 2007. La Corte dei Conti ha dichiarato illegittimi i rimborsi elettorali e noi li abbiamo già rifiutati, abbiamo già rifiutato 42 milioni, è già la nostra posizione e anche su questo faranno la stessa fine, hanno la vita breve. La domanda sul fiscal compact, allora, tra un po' ci sono le elezioni europee, badate bene che non sono qualcosa di distante che non vi riguardano perché è l'Europa e quindi chi se ne frega, andiamo alle comunali, andiamo alle nazionali, ma delle europee non ce ne frega niente. E quanto di più stretto vi possa riguardare, cioè di più strettamente possa riguardare la vostra economia, quella delle vostre famiglie, quella delle imprese dove lavorate, la vostra vita, si decide lì oggi. Perché se esiste il fiscal compact, se esiste il MES, se esiste questo limite del 3% della spesa, se esiste il patto di stabilità, lo dobbiamo a quei signori che stanno lì e lo dobbiamo a chi qui in Italia mette in pratica le politiche dettate dall'Europa. Quindi noi andremo lì, il Movimento 5 Stelle andrà in Europa e ridiscuterà tutti questi vincoli, perché la politica deve tornare a fare ciò che deve fare, non ciò che può fare stando ai bilanci, a far quadrare i bilanci. È bugia che nessuno parla di fiscal compact. Noi abbiamo aperto l'anno parlamentare con una mozione sul fiscal compact, dove tutti i parlamentari si sono alzati uno alla volta e hanno elencato i nomi dei responsabili di tutti quelli che hanno votato fiscal compact e legge sul pareggio di bilancio. Quindi una forza che si sta opponendo, ed è l'unica che lo sta facendo, esiste, ed è il Movimento 5 Stelle. Allora, vabbè, sulla questione delle carceri io vi posso dire che diciamo, ci sono tanti modi di affrontare questo problema, che è un grosso problema perché ne va dei diritti umani delle persone che stanno lì dentro, ma loro hanno scelto quello sbagliato, perché
ci hanno già provato, l'hanno già fatto e hanno già visto che non funziona. È soltanto un metodo, quello di far uscire un numero, un tot di diciamo di carcerati così, che non risolve il problema, perché tra qualche anno rientreranno, delinqueranno di nuovo e rientreranno. Come si risolvono le problemi? Ve lo dice un educatore. Io ho studiato scienze dell'educazione e là dentro c'è bisogno di veri, no, non sono stato in galera ma ci vogliono veri percorsi rieducativi. Significa che bisogna potenziale, quindi portarsi più in là. No, veramente, questo è un tema toccante anche, perché se voi andate vi rendete conto delle condizioni in cui vivono queste persone, è logico che bisogna fare qualcosa, ma bisogna fare qualcosa di serio, bisogna organizzare delle equip di professionisti che curano queste persone e le riabilitano alla società. Solo così, quando usciranno, non rientreranno, e questo purtroppo loro non lo fanno. Loro pensano soltanto a svuotare le carceri così, perché temono di pagare le sanzioni sempre dettate dall'Europa, ma vedrete che tra 2 o 3 anni riavremo lo stesso problema. Conflitto di interessi l'abbiamo preparato, lo stiamo presentando e spingeremo per calendarizzarlo e discuterlo, e vedremo lì come si manterranno gli equilibri del governo. Vedremo se Alfano, Renzi, Berlusconi saranno d'accordo su questa legge. Staremo proprio a vedere. Solo un'altra cosa, veloce: parlavi di commissioni bilaterali e trilaterali, veloce. Proprio la Commissione Giustizia e la Commissione Affari Costituzionali si sono trovati di fronte ad affrontare la questione della riapertura in qualche modo del caso Moro. Allora, sappiate che la formazione di commissioni bilaterali, trilaterali, ogni volta ci trovano sempre un meccanismo nuovo, serve semplicemente a non far nulla, perché invece le commissioni, già così come sono, potrebbero tranquillamente trattare le problematiche. La questione Moro, c'è la Commissione Giustizia che tranquillamente se ne può occupare domani, se vuole. Non c'è bisogno di fare una nuova commissione, un comitato ristretto o compagnia bella. Conflitto di interessi che è essenziale. Ricordate che Letta se n'è andato appena in TV ha detto conflitto di interessi, via, veloce, tutti Renzi e Berlusconi si sono trovati, perché il vero male è quello. Prima di lasciare la parola all'ultima domanda, vi voglio aggiungere un particolare. Prima Luigi parlava delle palline che servono a votare in Parlamento. Noi in Commissione Affari Costituzionali, il nostro Presidente Sisto è avanti. Lui, quando fa le votazioni, come avete visto anche da quei 15 secondi, abbassa la testa e fa: che favorevole, che contrario, chi si astiene, respinto. Che favorevole, che contrario, chi si astiene, respinto. Chi si favorevole, manco guarda. Non frega niente, perché gli emendamenti molte volte sono tutti del Movimento 5 Stelle, e quindi il Presidente La Russa, quando si ricorda di venire in commissione, dice: i vostri emendamenti sono belli, sono condivisibili, io sono d'accordo, però non li posso votare. Che cazzo vuol dire le mie che ci dici sta roba? In più vi aggiungo un'altra cosa: sappiate che alcune volte questa gente ci fa diventare la berlina in tutto il mondo. Arriva la delegazione in Commissione Affari Costituzionali indonesiana, Indonesia, stiamo parlando della prima potenza mondiale. Un parlamentare indonesiano fa una domanda che lascia tutti nel silenzio totale e preoccupati. Dice: noi stiamo preparando una legge per la quale adesso faremo questa cosa che adesso vi dirò. Voi che ne pensate? La legge era sul non avere doppi incarichi. Si sono guardati tutti così. Noi subito alzare le mani, rispondiamo. Sisto, prego, onorevole Centemero, Forza Italia. Lei dice: no, noi in Italia siamo già avanti da questo punto di vista. Nessuno di noi ha doppi incarichi, perché c'erano 3-4 effettivamente. Perché c'erano 3-4. Sono andati via pensando che noi abbiamo solo un incarico, e i nostri sono tutti perfetti, la democrazia in Italia è bellissima, e sono andati via contentissimi. Gli ha dato anche la Costituzione, immaginate, e probabilmente manco la conosco. Lascio spazio all'ultima domanda che metto. Enzo, vieni. Ciao, buonasera a tutti. Io volevo solo aggiungere una cosa a quello che diceva Luigi Di Maio prima,
che nel 97, ai tempi delle dichiarazioni di Schiavone, quando tutto è stato insabbiato, era ministro dell'interno un certo Napolitano. Questo bisogna ricordarlo però, perché forse questo ci sfugge. Detto questo, si è parlato in pratica di debiti della pubblica amministrazione verso le imprese, ma la pubblica amministrazione ha debiti anche nei confronti della stessa pubblica amministrazione, e cioè delle scuole. Mi riferisco soprattutto a Giuseppe Brescia. Il discorso parte un po' da lontano, però diciamo che si è poi concretizzato nell'ultimo periodo. Per quale motivo? Perché nel 2006 le scuole in pratica avevano la possibilità di pagare con i fondi che venivano dai provveditorati, pagare i supplenti dei santuari, pagare i commissari di Stato, pagare i compensi accessori al personale di discorrente. Con il passaggio del 2007 al Ministero, con una decisione di responsabilità al Ministero, il tutto è cambiato. C'è stato per un lungo periodo un impallo di responsabilità tra i centri di spesa periferico e centrale. Alla fine questi soldi delle scuole non sono più arrivati. Nel 2011 il direttore generale dell'USR, l'Ufficio Scolastico Regionale, la dottoressa Stellacci, che ha fatto carriera di nato capo dipartimento, come ben sapete, al ministro dell'istruzione, al MIUR, ha detto alle scuole di radiare quei crediti perché sono divenuti di dubbia e incerta esigibilità. Pertanto radiateli. A questo molte scuole hanno resistito, a questo invece si è aggiunto pure. Ci sono aggiunte le prescrizioni fatte ultimamente dalle revisioni di conti alle scuole, e hanno detto di andare a radiare quei crediti. Questo significa per le scuole aver perso in questo periodo 1,5 miliardi. Non è la riforma Gelmini che ha fatto perdere 8 miliardi, alle 8 miliardi si aggiunge ancora 1,5 miliardi. Cioè, se poi tu mi dici che sono stati distratti 30 milioni di euro, qui parliamo di 1,5 miliardi. Qui dobbiamo fare qualcosa perché le scuole possano tornare in possesso del mal tolto, di quello che le è stato tolto, perché le scuole poi hanno distratto altri fondi che potevano utilizzare per il funzionamento, quindi hanno sottratto un servizio degno di essere tale, perché altrimenti poi è un disservizio che si offre all'utenza, e quindi favorendo, come ben sai, le scuole private. Quindi abbiamo tolto ulteriormente i fondi all'istruzione scolastica, vogliamo ancora affossare la scuola pubblica. Questo è quello che si sta avvenendo. Grazie Lorenzo, solo una preghiera. Perché fai la tua risposta e poi chiudi, così lasciamo quella chiusura a Luigi. Allora, se per questa la lista possiamo aggiungere anche altri 4 miliardi che con vecchi provvedimenti i vari governi avevano dato per la risoluzione del problema dell'edilizia scolastica, perché ora si sta svolgendo un'indagine conoscitiva in commissione dove si stanno andando a rivedere tutte le carte, abbiamo audito tutti gli enti responsabili. E ora stiamo facendo una relazione finale, abbiamo scoperto che molti soldi erano stati promessi ma non sono mai stati erogati, quindi oltre agli 8 più 1 più 4 fate voi il conto. Noi il primo atto che abbiamo fatto come gruppo della Commissione Cultura del Movimento 5 Stelle è stata presentare una mozione che doveva ripristinare quegli 8 miliardi di euro che erano stati tolti a tutto il comparto. Ce l'hanno bocciata perché hanno detto che nella premessa eravamo stati troppo duri nei confronti della Gelmini. Avevamo fatto una premessa dove eravamo stati troppo duri, e quindi hanno trovato questa come scusa per bocciarci la mozione. Il fatto è che le mozioni pure lasciano il tempo che trovano, cioè sono degli atti di indirizzo per il governo, ma fino a quando il governo ce l'hanno loro in mano, che li facciamo a fare questi atti di indirizzo? Noi dobbiamo cominciare, e questo io mi impegnerò in prima persona perché sto per diventare capogruppo alla Camera, a discutere proposte di legge, perché noi dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio lì dentro, e dobbiamo, perderò 10 kg sicuramente, mi fa bene, no, però veramente dobbiamo essere i primi a puntare sugli argomenti che ci interessano veramente, quindi scuola, cultura, queste sono le cose su cui dobbiamo puntare, e dobbiamo discutere delle proposte di legge perché dobbiamo essere i primi a dare il buon esempio, dicevo, e a restituire la legittimità al Parlamento.
Il mondo della scuola è veramente il mondo, uno dei più bistrattati in assoluto. Se vi parlo dei problemi che ci sono nella scuola, oltre all'edilizia scolastica, possiamo stare fino a domani mattina. Ci sono delle scuole che venerdì prossimo rischiano di non aprire perché sono sporche, perché hanno esternalizzato anche il servizio delle pulizie nelle scuole, perché loro non vogliono più avere nessuno a libro paga, vogliono soltanto i servizi esterni. Gli costa pure di più, noi abbiamo fatto i conti, risparmierebbero 100 milioni, non lo vogliono fare perché non vogliono più nessuno a libro paga, vogliono esternalizzare qualsiasi cosa. Gli scatti di anzianità, gli insegnanti non prendono scatti di anzianità da un sacco di anni, dovrebbero essere una delle categorie più tutelate, dovrebbero essere quelli portati su un piatto d'argento perché si occupano di formare le generazioni future, invece sono quelli più calpestati di tutti. Potrebbe parlare tantissimo di questo, ma io sono convinto che soltanto quando andremo noi al governo potremo fare questa rivoluzione culturale e ridare importanza alla scuola, alla cultura e alla ricerca. Dai, anche tu. Faccio una canzone. Io voglio concludere semplicemente raccontando la nostra storia, perché è quella che ci deve dare la prospettiva futura come movimento. Nel 2007 io sono entrato in questo movimento, il movimento non esisteva ancora, c'erano solo le raccolte firme di iniziativa per le leggi di iniziativa popolare come quella dell'8 settembre 2007, il B-Day, che chiedeva che non ci fossero più condannati in via definitiva in Parlamento, e oggi ce ne sono ancora, che fossero ripristinate le preferenze nella legge elettorale, e purtroppo neanche oggi ce l'abbiamo, e che i politici facessero massimo due mandati e poi tornassero a casa, in modo tale che ci fosse un ricambio nella politica. In un solo giorno, quel giorno raccogliemmo qualcosa come 350.000 firme a livello nazionale e le lasciarono a giacere in Senato, lì a morire in Senato. Grillo le portò al Presidente del Senato Marini. Dal 2007 al 2009 noi non volevamo candidarci, non abbiamo mai voluto candidarci. Pensavamo che si potessero presentare dei bei progetti, si portavano alle amministrazioni pubbliche e i sindaci, i consiglieri regionali ci avrebbero dovuto ascoltare perché erano delle buone proposte, ma invece al loro posto le ritiravano dei poliziotti in assetto di sommossa quei progetti. E così nel 2009 ci siamo incontrati a Milano, chi c'era, e abbiamo fondato questo movimento per cominciare a sostituirli. Nei comuni dove ci candidavamo ci dicevano dovete allearvi con qualcuno se no non entrerete mai, e abbiamo vinto a Parma, a Sarego, a Ragusa, a Pomezia e a Mira, abbiamo i sindaci e abbiamo qualcosa come 700 consiglieri comunali in tutta Italia. Alle regionali ci dicevano dovete allearvi con qualcuno se no non entrerete mai, in Sicilia abbiamo fatto la prima forza politica e nelle regioni come il Lazio abbiamo il 29%, decine di consiglieri regionali. Poi siamo arrivati alle nazionali e ci hanno detto se non vi alleate con qualcuno non supererete neanche gli sbarramenti, non vedete nei sondaggi, siete solo al 17% e abbiamo preso il 25% con 9 milioni di voti. Ora vi dico, noi nei sondaggi oggi siamo al 20, nei loro sondaggi siamo al 24 e al 25%. Fate voi la sommatoria e vedete dove stiamo andando. Questo movimento riuscirà ad arrivare al governo di questo paese tenendosi pulito, senza allearsi con nessuno. E se notate, nei discorsi che abbiamo fatto stasera, alla fine, il problema, cioè la soluzione a tutti i problemi, è sempre mandare loro a casa, perché se queste persone qui in 10 mesi hanno portato a casa i risultati di cui abbiamo parlato stasera, con strategia parlamentare, rispettando le regole, imparando come si scrivono le leggi e imparando anche ad infilarle dentro ai provvedimenti senza farle accorgere dell'importanza di quei provvedimenti, l'hanno fatto in 10 mesi, questa gente al governo in 3 mesi, questo paese lo cambia. Noi non vi chiediamo di farci entrare nel panorama politico per sempre, noi chiediamo che questo movimento abbia una possibilità. Abbiamo votato tutto e di tutto negli ultimi 20 anni, diamoci un'opportunità noi, da soli, liberi e inesperti. Grazie.
Basta con l'applauso perché mi sto facendo la tutti addosso. Adesso non scappiamo via, quindi rimaniamo qua comunque. Bis! Con me no, no, bis no, facciamo. Chi se lo sta arrivando a sentire lui? Dai. Allora, adesso non scappiamo, siamo qua, semplicemente scendiamo, potete fare... No, no, però scendiamo giù perché questa pedata dei fratelli Moschetta, appunto. E ringraziamo.